Sei un fascistello di merda. Ma che fascello, ma smetti, non ti ricalzate. Sei ignorante come una capra. Esatto. Sei capace di pubblicare libri con mia sorella. Non vali un cazzo, sei un stronzetto mal cacato. Ma cosa c'entra? Bravissimo. Ma che cazzo dici? Ottimo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Cruciani, grandissimo. Dimmi Salvatore, dimmi. Niente, io ho chiamato per parlare sul fatto delle checchine che si lamentano, che uno non può dire più Frocio, Finocchio. E devo dire a Parenzo che io ho il diritto pure di dirgli connuto a lui. Vabbè, anche questo diritto, perché siamo in democrazia, quindi posso dire Froci, Finocchi. C'è questa idea di questa idea della democrazia. Sì, la democrazia è questa. Che vuol dire insultare? Del cazzo, non state lì a dire minchia tutti i giorni. Democrazia non vuol dire insultare, brutta testa di cazzo. Brutta testa di cazzo. Sei una grande checca, ammettilo. Come tutti sanno, sono eterosessuale, ma ciò non di meno. Ciò non di meno, le voglio dire che invece lei è un coglione. Lei invece è un coglione. La sua testa è talmente una testa di cazzo, talmente che viene usata negli esperimenti scientifici, capito? Perché sono qui a parlare con te come una merda del genere, capito? Allora voglio capire una cosa, perché utilizzi la parola frocio? Io ti giuro, se lo incontro per strada una testata sul naso gliela do. A me me la fa succare che ti mando all'ospedale, scemo. Ma non ti faccio parlare, ma perché bisogna arrivare a questi eccessi? Scemo. Tu incontri nella tua attività da camionista degli omosessuali che ci provano con te, magari in qualche piazzola? Quando capita che dormo fuori, capita ogni tanto che vengono a rompere i coglioni. E educatamente li mando a fanculo. Questo qua parla così, ma fa il trenino dentro quel camion. Ma ancora non lo sapete. Sto cretino fa il trenino. Sto cretino chiama perché fa il trenino. Trenino. Sei una merda che se ti incontro veramente ti ho fatto. Ma perché? Perché mi sta sul cazzo, sei una merda. Questo rovina l'Italia e basta. Ma che reciproco, reciproco. Non è un minimo di intelligenza. Chi sta parlando qua? Ma chi è questo Umberto Eco che dice la minima intelligenza? Ma chi è questo? Tu esatto, tu sei un coglione, ma non perché non sei. Tu sei un coglione. Ma quale corretta che sei un volgare schifoso? Ma quale corretta, volgare imbecille schifoso? Feccia dell'umanità! Feccia dell'umanità! Scusami, Salvatore, ma hai detto che sei un fascista, ammiratore di Mussolini, hai detto, Salvatore? A noi onore a Mussolini! Sì, li sopporto questi. Questi campano con i soldi miei, questo è il discorso. Ecco. E non mi sta bene! E non mi sta bene, capito? Quindi ricapitoliamo un attimo il 2020. Pandemia mondiale, lockdown, crisi economica, Parenzo su TikTok, Gottardo a dieta e Cruciani che mostra il culo su un libro. È la fine. Era un piccolo riassunto della puntata di ieri in collegamento da Roma, David Paranzo. Buonasera cari amici, voglio soltanto raccontarvi molto rapidamente questo. Ieri, come sapete, insomma, ero a Napoli. Stamattina ho svolto i miei soliti appuntamenti incontrando grandi aziende. No, voglio raccontarvi questo. Chiamiamole con nome loro, Marchette. Grandi comunque. Aziende napoletane, Marchette. Non solo Marchette, Fincantieri. Che tu offri grandissime aziende. Sì, che grandissime cosa è successo a Napoli? Per capire l'innovazione, eccetera. Sì. Fatto sta che faccio tardi, ho il treno per tornarmene a Roma. Allora, salgo su un taxi, non ti interessano le aziende che ho incontrato, dico che allora arrivo al più punto. Interessante, sì, più salgo interessante. Subito sul taxi e gli dico: ti ripeto che il treno era tipo alle 12:50. Ero a 10 minuti dalla partenza del treno, come al solito, nulla di nuovo. Salgo sul taxi e dico: la prego, dottore, mi porti a più veloce che può per cortesia alla stazione. Vedo che c'è un traffico incredibile. La prego. Quello si gira, mi guarda e fa: a Napoli non abbiamo paura.
preme l'acceleratore e suonando il clacson supera a destra, a sinistra, dentro, andando a una velocità che un forsennato, a una velocità enorme, si ferma, mi dà la ricevuta, dice, mi ha portato in tempo e glielo deve dire a Cruciani. Ah, così. A Napoli siamo così. E io ho detto grazie, amico tassista. Ricorda la frase: a Napoli non abbiamo paura. Boom. A 80 km, superando a destra, a sinistra. Avanti tutta, tassisti, avanti tutta. Grazie Napoli, questo volevo dire. Grazie Napoli, che grazie vergogna. Napoli. Grazie Napoli. Intanto Salvini se la prende col PD che propone l'obbligo in classe di cantare Bella Ciao, vecchia proposta che adesso pare arrivi in aula. Ma ti pare normale a te, David? Ti pare normale che deputati del Partito Democratico vogliano imporre in classe Bella Ciao? Ti pare una cosa normale? È una canzone che dovrebbe far già parte della nostra storia, della nostra ma cultura. Ma non si può imporre in classe Bella Ciao al posto dell'inno italiano, che non si ma non è come l'inno italiano. L'inno italiano appartiene a tutti. Bella Ciao appartiene soprattutto ai comunisti. Diciamo è la storia dei partigiani, ma appartiene ai comunisti dell'Italia. Io non voglio che alcuni deputati del Partito Democratico mi impongano o impongano a qualcuno nessuno cosa a cantare in classe. Nessuno impone come no, questi qua vogliono proporla nelle classi. È una canzone di libertà, è come cantare la Marsigliese in Francia. Ma non dire cazzate, è una canzone che appartiene al mondo comunista, ma non nelle origini visione, ma dopo alla sì libertà, alla libertà. Grazie cazzate, a quella canzone tu puoi fare la zanzara. Questo ma è il tema, vai a chiamare i fascisti e digli Bella Ciao. I fascisti, gli ex fascisti non cantano fascisti questa canzone. Non hanno diritto, non avrebbero neanche diritto a proferire parola i fascisti, senti teoricamente. Senti Salvini. In pieno lockdown, ad aprile il gruppo parlamentare del Partito Democratico ha presentato in Parlamento, sapete quale importantissima proposta di legge? Era il 20 aprile. Scuole chiuse, fabbriche chiuse, gente a casa, non si sapeva quando si sarebbe tornati in negozio, in fabbrica o in ufficio a scuola. 20 aprile, progetto di legge del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Cantare obbligatoriamente Bella Ciao in classe. Ma figurati. Allora ragazzi, oggi ma c'è una balla. Oggi c'è una. No, è vero. Oggi c'è una curiosa inversione dei ruoli. Il signor Santuzzo, stavo dicendo giusto. Santori. Non lo so come si chiama questo qua. Non lo so come si chiama Santuzzo. Dice che a Napoli c'è la cultura del senza casco che è più forte della legge. Pensa lo avessi detto io. Santuzzo Samminchia sostiene che a Napoli non c'è la cultura. E ha ragione, naturalmente. Non c'è la cultura della legge, diciamo la verità. Ma va bene, è Napoli, come dici tu. Oggi l'hai detto anche tu. È Napoli, viva Napoli. Perché sono riusciti a portarti fino alla stazione violando non so quante regole. Violando alcune piccole norme, certamente. Benissimo. Santuzzo dice praticamente la stessa cosa. A parti invertite mi avrebbero massacrato, vai. Ci dimentichiamo spesso che in un paese come l'Italia la cultura è più forte della politica, quindi una rivoluzione culturale è più forte di una rivoluzione politica. C'è questo termine che si chiama espressività della legge, no? Cioè quando una legge viene messa ma il cittadino non la sente, come il casco giusto, a Napoli giusto. O come altre... perché quando la legge non è espressiva della cultura, la mamma cultura mia, è più pippa. Forte della legge. Che pippa mentale, mamma mia, Santù, che cazzo, per dire un concetto ci hai messo 3 ore, mamma mia. Senaldi giustamente si incazza dicendo: se avessi fatto io un titolo sul Libero. Lo ha fatto. Napoletani senza casco, che cazzo ne so. Tranquilli che lo hanno già fatto Cornuti in passato, senza tranquilli. Casco, tranquilli, senza tranquilli. Casco saremmo stati processati. Tranquilli dai. Che questo è già accaduto, quindi non se. Vorrei sapere se lui ripete che a Napoli c'è la cultura di non mettere il casco, perché se è una frase che se la dicesse uno di Libero sarebbe processato dall'ordine dei giornalisti, direi il secondo dopo. Al contrario, pensa te che si potrebbe dire eterogenesi dei non so che cosa si potrebbe dire, inversione dei ruoli, tutto quanto. Signor Feltri. Vittorio dice. Signor Feltri sostiene, sulla cosa come di Suarez. Come dice Dago Spia, Littorio Feltri. No, Littorio Dago Feltri Spia. Lo dice un altro, dice Travaglio, Littorio Feltri. Anche Dago Spia. Riprende Travaglio. Cosa succede? Dice Feltri che una sua ex governante non ha ottenuto la cittadinanza italiana, una sudamericana, invece Suarez ha avuto una strada privilegiata. Sentiamo Feltri. Bravo.
quando abitavo a Bergamo, avevo una domestica che proveniva dal Sud America e devo dire che in italiano si esprimeva in modo corretto e diciamo anche disinvolto. Perché ha fatto non leggeva due volte l'esame, quello evidentemente per ottenere la cittadinanza, quindi un esame di lingua, e l'hanno bocciata entrambe le volte. Probabilmente non l'hanno bocciata perché non sapeva la lingua italiana, l'hanno bocciata perché non ha pagato, e questo è lo schifo, questo è lo schifo che bisognerebbe combattere e che nessuno combatte. Meno male, siccome gli hanno toccato la domestica, guarda che incredibile quell'uomo lì, siccome sa la storia della sua domestica, ora si sveglia che ci sono dei problemi per dare la cittadinanza a chi la chiede. Allora, meno questo male, paese, benvenuto caro questo Vittorio, paese benvenuto. È in mano a delle persone che sostengono che bisognerebbe chiudere il calcio, come te, il sottosegretario allo sport, non so come si chiama, Zampa. Sospendelo, no, chiudelo, Zampa, sottosegretario alla salute, dice che il protocollo prevede la sospensione del calcio. Smentita dal ministro. Bravissima. Anche lei ha dovuto fare marcia indietro. Il protocollo prevede che si possa anche sospendere il campionato. Certo, ma quale sospendere il campionato? Ma avete rotto il cazzo, avete rotto i coglioni. Se dovessero aumentare i contagi, assolutamente. Ma cosa viene se dovesse cadere il tuo divertimento? Passerai la domenica in modo diverso. Ti leggerai un libro, prenderai per mano la tua fidanzata, andrai ad un museo magari. Ve lo fermerebbe il campionato se fosse per lei? Guardi, nel protocollo c'è scritto già tutto. E il protocollo prevede che quando c'è un numero così alto, evidentemente non si può che sospendere, perché quelle persone non sono in condizioni di poter giocare. E sono in condizioni di contagiare altri, quindi. Poi ha detto che si riferiva solamente a quelli contagiati e non alla sospensione generale del campionato. Ma che ovvietà è? Ma è chiaro che se c'è un cataclisma e cade qualcosa su si sospende tutto, ma che vuol dire? È non già vuol previsto, dire niente. Amico caro, ma è non già è previsto un cazzo. Tant'è che stanno decidendo che cosa fare, non è previsto un cazzo da nessuno. Non è previsto un cazzo da nessuno. Io voglio capire se i giocatori del Napoli sono positivi, sono negativi al primo controllo. Se saranno negativi fra 2 o 3 giorni, gli abbracci in campo, le sputazze eccetera non sono contagiose? Voglio vedere che cosa avrai da dire dopo. Volevo solo dire che secondo me Malgioglio ha visto più figa di Gottardo. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€ nei negozi e online. Vi presenta Strade in diretta. Di nuovo una buona serata a tutti voi. Per un incidente che vede coinvolto anche un mezzo pesante, chiusa con traffico bloccato e code la 27 Mestre Belluno fra Treviso Sud e Treviso Nord verso Belluno. Code per un altro incidente sulla 21 Torino Piacenza tra Casteggio e Castel San Giovanni verso Piacenza. Sempre per incidente, code di circa 7 km sulla 1 Milano Bologna tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione Milano. A causa di lavori, code sulla 7 Milano Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e sulla 26 Genova Gravellona Toce tra il Bivia 10 e Masone verso Gravellona Toce. Code a tratti per lavori anche sulla 14 Bologna Taranto tra Roseto degli Abruzzi e San Benedetto del Tronto in direzione Bologna. È tutto, Strade in diretta torna alle 20:15 dopo. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. La zanzara senza Parenzo è come un pompino senza l'ingoio. Luciani, ma che differenza c'è tra il mago Telma e i suoi riti e i riti di Parenzo? E della sua religione. Che differenza c'è? Querelato. Devo dire la verità, pur essendo io ateo, querelato i riti di Divino Telma, nessun rito, non c'è rito, quelli sono una religione millenaria come quella ebraica, ragazzi. C'è qualche differenza, c'è, però si può ragionare, Mario Giordano. Abbiamo il numero di questa persona perché è già gliela sto notificando. Mario Giordano se la prende con ovviamente il presidente dell'INPS, portando tutti esempi di persone che prendono poco di pensione o addirittura gente che non la prende, cioè vai. Buonasera signora Francesca, la signora Francesca
è collegata da Caltagirone e Catania, ha 81 anni, vero signora Francesca? Sì. E la signora Francesca da tre mesi, non prende la pensione, è una pensione di reversibilità. Certo, da tre mesi non prende la pensione perché secondo risulta morta. Risulta morta. Vabbè, la signora Francesca, la vedete? Non è morta! Signor Tridico, non è morta! Che non c'è nulla. Cioè, ha preso un caso che chiaramente è un caso, cioè, un caso limite, che non dovrebbe accadere. Limite. Ma non dovrebbe accadere caso comunque. Limite, no. caso limite, di una persona. Una persona che viene considerata morta dall'INPS, l'ha portata lì. Questa non è morta! Questa non è morta! Che genio, ragazzi! Andiamo avanti. Tridico! Tridico, dove sei? Tridico, dove sei? Tridico, il presidente dell'INPS, l'uomo che siede sulle nostre pensioni, l'uomo che governa le nostre pensioni, si è, l'avete sentito, si è triplicato. Che succede? Dicono che non devo urlare. Dicono che non devo urlare. E poi urla. Ma sì, ma nessuno dice che non devo urlare. Ma benissimo, urli. Ma chi è che lo dice? Io non l'ho mai detto. Ma a me fa piacere. A me non lo so. Ma non è vero. Ma secondo te, a me, con gli ascolti che fa qualcuno gli dice di non urlare, è un esperiente retorico meraviglioso. Sì, certo. Ma io ti assicuro che a me, come fa un sacco di ascolti ed è bravo, nessuno gli dirà non urlare. Esatto, ma chi è che gli dice non urlare? Questo che mi manda i matti a me. Come quelli che dicono bisogna dirlo perché se no non lo dice nessuno. Lo dite in continuazione, ogni giorno, questa radio. Ma che cazzo dite? Ma dai, ma che discorsi sono? Invece sapete, io tante persone in questa settimana mi hanno detto urla per me, urla anche per me, urla anche per me. Ma chi? Io stasera vorrei urlare, non urla, non 10, non 100, urla, ma mille volte vorrei mille voci che gridassero con me e Tridico! Tridico! Creato il rimbombo, Tridico! Bellissimo! Ti sei triplicato lo stipendio, mille persone devono gridare con me! Ma nessuno Tridico. Gli ha detto di non urlare, mi isolate per cortesia quando dice mi dicono di non urlare, perché vorrei sapere chi glielo dice. Nessuno glielo dice. Senti poi l'altro ragionamento meraviglioso: in tutto questo tolgono quota 100 e aprono i porti, però adesso. Ma non hanno ancora. No, ma i porti. Ma qual è il collegamento? In tutto questo i nostri politici pensano a tagliare la Fornero, ma certo, perché uno ha 72 anni, il carpentiere deve ancora arrampicarsi sui cosi perché deve lavorare, perché uno si sente in colpa se dopo 38 anni di contributi va in pensione. Aprono le porte all'immigrazione, ma certo, avanti tututti, c'è posto, aumentiamo i soldi, più 216%. Ma di questo sti dati, sti numeri, non capisco. Meraviglioso. Intanto Porro se la prende con chi sostiene che i calciatori dovrebbero stare a casa nel giorno di riposo. Qualcuno sul Corriere della Sera, credo Gramellini, ha detto i giocatori bellissimo sono ricchi e famosi e devono essere anche seri. Esatto. Una puttanata pazzesca. Io sostengo che ci vuole un protocollo per i giocatori della federazione, delle squadre che ottimo, li tengano più Gramellini. A casa, più a casa ottimo. Possibile. Quello non c'è dubbio. Però non è possibile arrivare come fa l'NBA che mettono tutti dentro un palazzetto dello sport. E siccome non è possibile, i giocatori perché devono vivere possibile. E se le mogli escono e si beccano il Covid o i figli si beccano il Covid lo portano in casa. Hanno è normale. Responsabilità. Ma non sono rompere multimiliardari, i coglioni. Ma c'è la libertà, non rompete il cazzo. Sono dai. Multimiliardari, magari dai. Possono avere qualche responsabilità in più, ma, no? Ma quale responsabilità? No. Qualche in sacrificio più? Possono farlo anche loro o no? Ma quello sicuramente All'NBA lo possono fare. Perché lo fanno come ma giustamente quello per un hai periodo, citato. Per un periodo limitato hanno messo tutti dentro. E lo facessero però. Mentre giocano a calcio, vedete c'è il campionato. Questi si sono bevuti il cervello, cioè secondo loro. Un giocatore che per 6 giorni alla settimana si fa un culo così, guadagna un sacco di soldi per farlo, non mi fa piena. E un giorno alla settimana, c'è un giorno di riposo, e magari va al bar, magari va al supermercato, non va alle feste. Beh, quello non è classe dirigente perché non ha avuto un atteggiamento serio. Io la trovo una cosa che siamo davvero impazziti, siamo ai Savonarola. Bisognerebbe andare nei letti di questi calciatori e controllare come trombano. Bisognerebbe controllare perché sono classe dirigente, potrebbero diffondere delle malattie venere. Bisognerebbe andare nelle case di questi signori e togliergli le auto perché sono troppo potenti le auto che hanno. Ragazzi,
Voi non vi rendete conto, ma questo è Orwell, questa è la psicopolizia, e noi non possiamo accettare di considerare la classe dirigente, che peraltro non è quella dei giocatori, non può passare il suo giorno libero come cazzo gli pare, perché sennò cosa fa? Diventa positivo, e diventando positivo contagia altri calciatori, miliardari che comunque hanno tutti i controlli di questo mondo. Vabbè, continuiamo così. Io non devo fare, urlo una, 10, 100, 1000 volte, io urlo Donato! Claudio da Brescia, vai Claudio, vai Claudio, roba incredibile. Siccome siete tre persone intelligenti, siete tre, mi stupisco comunque che è stato Gottardo il primo ad arrivare a dire che la caccia va abolita, ma vedrete che ci arriverete anche voi, perché è una stronzata incredibile. No, ma perché qui a Brescia. Venite qui a basta Brescia che da me. Sia fatta e regolamentare, no, ma abolisci sta cippa, allora, abolisci sta cippa. Posso dire quello che devo dire? Sono tre secondi. Venite qui da me a Brescia, ho 40 ettari per fare cosa? Coltivati. Per fare cosa? Vi faccio vedere cosa cazzo cazzo. Ma chi se ne frega? Cosa c'entra ma che c'entra l'abolizione? Vergognati. Che li puoi prendere con le mani, porca puttana, ma cosa cazzo ma cacci? Che c'entra? Negli ultimi 5 anni sono morti 3 bambini che si sono sparati con il fucile dei nonni cacciatori rincoglioniti. Ma quello che c'entra? Ma quella è un'altra c'entra! Questione, no? Ma quella è un'altra questione. Se uno lascia il fucile, se uno lascia il fucile incustodito è un'altra cosa. Questione. Ma tu perché vuoi. Ma sono dei rincoglioniti, vuoi capirlo o no? Senti, dove cazzo vuoi sentilo, che vado questi qua? Adesso te ne chiamo uno, adesso te ne chiamo uno fra poco. Adesso te ne. Andate a cacciare M49 con le lance. Mamma gara. Mamma gara, fosse per sfigati. Me M49 fosse per me già dovrebbe essere stato cacciato. Vai a cacciarlo tu che chiacchieri tanto. No, purtroppo no. Cacciarlo. Io la caccia all'orso, se sparassi la farei tranquillamente la caccia all'orso. Qual ma è il problema? Cazzo vuoi sparare che ti butta indietro i 30 metri a te il fucile? Lo so, figa, qual cruciani. È il problema? Mica sono io, ma... mica io. Certo. Non è che... Dici sempre a tutti. Non ho capito perché se uno è a favore della caccia deve per forza sparare. Non ho capito. Se uno è a favore della caccia deve sparare per forza. Sei tu che provi sempre la gente quando dice qualcosa. Oh, fallo davvero. Adesso fallo davvero. Fallo anche senti. Tu adesso che chiacchieri tanto. Vieni qua a condurre la radio allora, rincoglionito, che duri un minuto. Che c'entra? Cosa c'entra? E allora non fare il cretino. Cosa c'entra? Ognuno c'ha il suo mestiere. Io mica faccio il cacciatore, imbecille. Ho capito, però figa se tu Fermo che dopo ti presento un cacciatore, dopo ti chiamo un cacciatore, non ti preoccupare, fermo là. Il tuo tempio zen per lo yoga era in cucina tra lo zenzero e lo yogurt? Sei convinto di aver sviluppato gli ultrasuoni grazie alle colle? Io sento tutti e tutto! Hai viaggiato tra le sedie e i divani di casa alla ricerca della posizione perfetta per lavorare? Aio! Viaggiare meglio. Con Alitalia voli con la massima tranquillità in ambienti sanificati in aeroporto e sugli aerei. Tutti i biglietti hanno un cambio gratuito e in più se compri a ottobre doppie miglia. Scopri tutte le destinazioni e le offerte su alitalia.com. Ciao Andrea, come stai? Mi dispiace molto per quello che ti è successo. Posso fare qualcosa per te? Se sei vittima di un grave incidente stradale, un caso di mala sanità o un infortunio sul lavoro, visita il sito gsrisarcimentodanni.it. GS Risarcimento Danni, la forza di cui hai bisogno. Osserviamo la specie del ristoratore nel suo habitat digitale, il locale senza pareti. Notiamo come serve i suoi clienti ovunque si trovino. Grazie a Vodafone Business, infatti, ha sviluppato nuove abitudini, come la gestione digitale delle ordinazioni, sia al tavolo, sia per il delivery. Il tuo lavoro digitale, le nostre soluzioni per arrivare ovunque. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vai su voda.it/localedigitale. Ready? Non sapevo avessi una Ford Kuga, ma l'avevi lasciata aperta? No, l'ho aperta con lo smartphone. E perché è accesa? Perché l'ho accesa con lo smartphone. Sì, ora mi dirai che la riscaldi anche con lo smartphone. Certo. Ah. Nuova Ford Kuga ST Line con cambio automatico. Connettività sorprendente. Tua a 395 euro al mese, IVA esclusa, anticipo zero. Assicurazione e manutenzione incluse. Grazie al noleggio Ford Inclusive, che è tutto di serie ed è per tutti. Privati, aziende e partite IVA. Vuoi entrare a medicina quest'anno? Con CEPU International puoi, grazie ai numerosi posti messi a disposizione da prestigiose università europee convenzionate. Non perdere questa occasione irripetibile e scopri il percorso per entrare a medicina. Per informazioni rivolgiti ai centri studio CEPU in tutta Italia o chiama l'800 33 11 88.
Dottor Barter, cosa consiglia oggi alle aziende che ci ascoltano? Svuotare subito il magazzino dai prodotti in eccedenza, destinandoli al cambio merce pubblicitario. Allora, dottor Barter, ci dia la soluzione. Chiamate Gruppo Next. Realizzate campagne pubblicitarie in Italia e all'estero per acquisire nuovi clienti. Gruppo Next aumenta il business promuovendo il vostro marchio con tutti i media. Chiamate Gruppo Next e consultate il sito grupponext.net. Sono Lord Green, insegnante madreguida inglese. Indossate i guanti per gli interni in pelle color cuoio. Lucidate la livrea verde British Green solo con panni di tweed. E ricordate che i fari full LED possono intimidire i cervi della tenuta. Smart EQ42 British Green, auto nobile. Scopri la nuova Limited Edition e guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio di Mercedes-Benz tutto incluso, anche la Wallbox. Invidiala negli Smart Center e su smart.com. Se hai progetti di espansione all'estero, rivolgiti a noi di Simest. I nostri finanziamenti per l'internazionalizzazione da oggi ti offrono ancora più risorse e agevolazioni e la possibilità di finanziare i tuoi progetti in paesi all'interno dell'Unione Europea. E se esporti beni di investimento e servizi, con il nostro contributo export su credito fornitore potrai concedere ai tuoi acquirenti internazionali dilazioni di pagamento e battere la concorrenza internazionale. Simest è da sempre dalla parte della tua impresa, ora più che mai. Un impegno straordinario per farti tornare a correre nel mondo. www.simest.it. Strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese a valere su fondi gestiti da Simest per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. 19 un minuto. GR24, il sole 24 ore. Due senatori 5 Stelle positivi al Covid e scattano i tamponi a tappeto. Contagi stabili e nuove speranze dalla scoperta di potenti anticorpi. All'Italia domani l'incontro con i sindacati. Accordo sulla staffetta generazionale a Intesa San Paolo. 5.000 uscite volontarie a fronte dell'assunzione di 2.500 giovani. Vannini fu omicidio volontario, condannato a 14 anni. Il padre della fidanzata Ciontoli che chiede perdono. Tutti i negativi tamponi effettuati al Napoli dopo la partita col Genoa, campionato che al momento va avanti, in corso i posticipi, stasera il big match Lazio-Atalanta. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Contagi stabili anche oggi in Italia, mentre nuove speranze arrivano dagli anticorpi superpotenti isolati da un team americano con la collaborazione dell'ospedale Sacco di Milano. Ne parleremo fra poco, intanto oggi il Covid-19 ha fatto il suo ingresso in Senato. L'emergenza Covid ferma Palazzo Madama per un giorno. Da domani, dice la presidente Elisabetta Casellati, si torna al lavoro. A far scattare l'allarme due senatori del Movimento 5 Stelle, Francesco Mollame e Marco Croatti, risultati positivi al coronavirus. Saltate quindi tutte le riunioni di commissione in programma e il Consiglio di Presidenza. Una precauzione adottata per effettuare i controlli su tutto il gruppo pentastellato e sui componenti della Commissione Industria, di cui fa parte Croatti, che giovedì ha anche partecipato all'Assemblea Congiunta dei Gruppi. Mollame e Croatti ora sono a casa in isolamento. I due senatori positivi sono assenti da giorni, precisa il Collegio dei Senatori Questori. Sono stati comunque mappati tutti i contatti e fatti i controlli, si sottolinea. Già sanificate inoltre l'assemblea e i locali delle commissioni. Il Senato resta aperto, non ho alcuna intenzione di chiudere, puntualizza la presidente Elisabetta Casellati, ricordando che Palazzo Madama non ha chiuso neppure nel periodo più acuto della pandemia e, osserva Casellati, sarebbe assurdo che succedesse adesso. Domani, dice, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Alle 9.30 convocata la conferenza dei capigruppo. Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma. Senato dunque che prosegue i lavori in una giornata in cui, lo dicevamo, il numero dei contagi riscontrati è sostanzialmente stabile. A preoccupare anche il numero dei vaccini anti-influenzali, quest'anno più importante che mai per le categorie più fragili.
1.851 nuovi casi in Italia in crescita, ma a fronte di un numero più elevato di tamponi. Sopra quota 200 ci sono Lombardia, Toscana e Lazio, ma la regione con più contagi, 287, è stata ancora una volta la Campania. Numerosi, 170 i casi anche in Sicilia, conferma che il contagio in Italia si sposta sempre più al centro-sud, come certificato dall'Osservatorio sulla Salute delle Regioni della Cattolica di Roma. A preoccupare anche la Sardegna, che ha il primato di positivi, 129 per ogni 100.000 abitanti, seguita dal Lazio, che ne conta 120. Quanto al vaccino anti-influenzale, importante, è stato accertato anche per la lotta al Covid, si apprende che per la popolazione attiva, quella che non ha diritto al vaccino gratuito, ci sono 12 dosi a disposizione per ogni singola farmacia, stando all'accordo raggiunto in conferenza Stato-Regioni. L'Emilia-Romagna ha fatto sapere che metterà a disposizione nelle farmacie 36.000 dosi, pari al doppio della quota prevista. Intanto, la scoperta di anticorpi particolarmente potenti fa ben sperare. Secondo uno studio pubblicato su Science da un gruppo guidato dall'Università di Washington, di cui fa parte anche l'ospedale Sacco di Milano, i due super anticorpi allo studio sono in grado di bloccare la spike, la punta della corona che il virus usa per legarsi alle cellule umane, e il recettore che funge da chiavistello d'ingresso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mondo politico che dunque fa i conti con i contagi da Covid-19, sentivamo. Stasera intanto previsto il Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, ma nella maggioranza si discute anche della modifica dei decreti sicurezza. Una manovra da 40 miliardi, 22 dei quali in deficit, e un rimbalzo del PIL al più 6% nel 2021. Sarebbero queste, secondo quanto trapelato, alcune delle novità previste dalla nota di aggiornamento del DEF che stasera sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il documento che fa da cornice alla prossima legge di bilancio sarà approvato nel Consiglio dei Ministri di domenica, una riunione nella quale è atteso anche il via libera alle modifiche dei decreti sicurezza. Un intervento che in queste ore agita le acque nella maggioranza. Fonti del Partito Democratico vanno all'attacco, sostenendo che una parte del Movimento 5 Stelle sarebbe contraria alla reintroduzione della protezione umanitaria cancellata dai decreti Salvini. Mettere in discussione l'intesa raggiunta a luglio per noi sarebbe inaccettabile, avvertono dal Nazareno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il Premier Conte dichiara di non essere preoccupato dal rischio stallo in Europa sul Recovery Fund. Dopo quello che è stato fatto, non è possibile non procedere speditamente, ha detto Conte. Oggi l'ambasciatore tedesco presso la UE, Klaus, aveva parlato appunto di un possibile blocco di tutti i negoziati sul bilancio con 8 paesi, Polonia e Ungheria, con i cosiddetti frugali Olanda, Finlandia, Danimarca ed Austria, e per ragioni opposte Belgio e Lussemburgo, 8 paesi dunque che hanno votato contro la proposta di mediazione della presidenza tedesca, poi approvata a maggioranza qualificata. A Palazzo Chigi, riunione di governo sul dossier autostrade, all'esame le lettere inviate ieri dai consigli di amministrazione di Atlantia e della stessa ASPI, in cui le società rispondevano all'ultimatum lanciato dal governo una settimana fa con la minaccia della revoca della concessione. Altro importante dossier del governo, quello riguardante Alitalia. Il commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, ha convocato per domani pomeriggio i sindacati per fare il punto sulla situazione della compagnia. 5.000 uscite, 2.500 assunzioni, raggiunto l'accordo nel gruppo bancario Intesa San Paolo dopo l'integrazione con UBI. Con gli accordi raggiunti dal gruppo Intesa San Paolo e dai sindacati, l'integrazione dell'ormai ex UBI acquista una cornice ben definita sul fronte delle risorse umane. Ci saranno 5.000 uscite volontarie incentivate attraverso il fondo di solidarietà, quota 100 e opzione donna, e 2.500 assunzioni. L'amministratore delegato del gruppo Intesa San Paolo, Carlo Messina, sottolinea che sono state confermate 2.500 assunzioni in un quadro di grande complessità e osserva che l'accordo permette di raggiungere un risultato basato per entrambe le parti sulla volontà di tutelare l'occupazione. Sul fronte sindacale, il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni, parla di primo importante accordo di integrazione, estremamente positivo. L'accordo dovrà però essere veloce, efficace e costruttivo nell'interesse dei lavoratori e dei territori. Le uscite, a cui potranno aderire tutti i bancari, compresi quelli di UBI e quelli che passeranno a BIPER, saranno effettuate tra il 2021 e il 2023. Tra le peculiarità dell'accordo c'è quella di essere rivolto a tutti, tanto alle aree professionali quanto ai dirigenti. Per aderire alle uscite c'è tempo fino al 9 novembre. Una volta che sarà chiaro il loro numero, inizieranno le assunzioni. Cristina Casadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo alla visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo in Italia. Scoppia il caso diplomatico con il Vaticano. Nowhere is religious freedom under assault more than it is inside of China today.
Mai la libertà religiosa è stata sotto attacco più di oggi in Cina, ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo nel convegno in Vaticano. Ci aspettiamo più coraggio dalla Chiesa Cattolica nel difendere i fedeli, come fece Giovanni Paolo II, e per contribuire ad abbattere il regime comunista cinese. Gli USA premono perché il Vaticano non rinnovi l'accordo con la Cina per la nomina dei vescovi, ma i vertici della diplomazia, i cardinali Parolin e Gallagher, parlano di strumentalizzazioni a fini elettorali e che il dialogo per la pace è il principio fondante del pontificato di Papa Francesco. Pompeo all'attacco della Cina anche sul fronte economico, con l'obiettivo di convincere gli alleati a fermare gli investimenti cinesi, soprattutto nel 5G. Il Partito Comunista Cinese, ha detto dopo l'incontro con il governo italiano, sfrutta la presenza economica in Italia per i suoi scopi strategici. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha parlato di saldo ancoraggio dell'Italia all'Occidente e alla NATO, rassicurando Pompeo anche sul 5G. Abbiamo già adottato una normativa che potenzia le capacità governative di monitoraggio sullo sviluppo delle reti dell'infrastruttura 5G. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca: nel processo d'appello bis per il delitto di Marco Vannini, oggi l'ultima sentenza a Roma. Per la mamma della vittima, 5 anni dopo l'omicidio, si dimostra che la giustizia esiste. Con quel colpo lui mise in conto di uccidere, ma a far morire Marco Vannini, oltre al padre della fidanzata che sparò, fu anche tutto il resto della famiglia che non chiamò i soccorsi. Al quarto processo allarga il quadro delle responsabilità alla Corte d'Assise d'Appello di Roma nella nuova sentenza sul delitto del bagnino di 21 anni ucciso nel 2015 nella vasca da bagno, raggiunto da un colpo sparato dal padre della fidanzata Antonio Ciotoli, ora condannato per omicidio volontario con dolo eventuale a 14 anni. Per la prima volta però vengono giudicati colpevoli per concorso con pena a 9 anni e 4 mesi anche Martina, la ragazza, insieme alla mamma e al fratello. Se Marco fosse stato soccorso non staremmo qui, commenta la madre della vittima Marina Vannini, che liquida gomme e bugie l'ultima difesa di Ciotoli, ufficiale della Marina passato all'intelligence. Quello che lui dice sono un menzogno, come sempre fa. Volgendosi a lei, Ciotoli ha chiesto perdono. È solo colpa mia, ha ripetuto. In pochi minuti sono riuscito a fare una serie di errori a catena che hanno portato ad una tragedia irreparabile. Per la Corte però fu tutta la famiglia a determinare la morte di Marco Vannini. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora tutte da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di un bambino di 11 anni che a Napoli si è tolto la vita lanciandosi dal balcone di casa. Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Il ragazzino avrebbe lasciato un bigliettino con il quale chiede scusa alla mamma e nel quale fa riferimento ad uno stato di paura vissuto nelle ultime ore di vita. Ed è morto Chino, il papà di Mafalda, aveva 88 anni. Si chiamava Joaquín Salvador Lavado, ma in famiglia lo chiamavano Chino, per distinguerlo dallo zio, l'illustratore suo omonimo. Fu lui a fargli scoprire piccolissimo la passione per il disegno. A metà degli anni 60 Chino creò, prima per una pubblicità, poi per la stampa, la sua Mafalda. Mi preguntano perché una nena in un nene. Bueno, yo creo que las nenas son mucho más despiertas. Decisi di disegnare una bambina, spiegava, perché penso che le bambine siano più sveglie dei maschietti, più vispe. Mafalda diventò famosa anche all'estero, è stata da subito molto amata anche in Italia, mentre la censura della Spagna franchista l'aveva etichettata come un fumetto per adulti. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. Mafalda era arrivata anche al cinema con un film che Chino non amava, poi con due serie d'animazione. Nel 1973 però l'autore annunciò di aver esaurito le idee e decise di mettere da parte la sua bambina geniale, dedicandosi a vignette più sofisticate e politiche. La notizia della morte è stata confermata su Twitter dal suo editore argentino, Daniel Divinsky. Chino è morto, ha scritto, tutte le brave persone del paese e del mondo lo piangeranno. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono tutti negativi i tamponi del primo test effettuato sui giocatori del Napoli dopo le 14 positività del Genoa. E domani la squadra, allenata da Gattuso, sarà sottoposta ad un secondo test molecolare. Mondo del calcio che si interroga sull'opportunità di sospendere il campionato, visti appunto i contagi, ma che intanto va avanti. Oggi tra le partite, allora ci aggiorna in diretta il nostro Giovanni Capuano. Giovanni.
Sì, buonasera. Partiamo dal dibattito che oggi ha interessato anche la politica fino alla presa di posizione del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che ha detto non ci sono le condizioni per fermare il campionato e il protocollo va bene così. Queste le parole di Spadafora, mentre non c'è ancora la decisione del Consiglio della Lega di Serie A sulla disputa di Genoa-Torino. Una riunione è ancora in corso. In campo in questo momento ci sono due partite a Benevento. Ottavo minuto del secondo tempo, Inter-Avalanga sui padroni di casa in vantaggio per 4-1, i gol dopo 28 secondi di Lukaku al 25esimo, di Gagliardini al 29esimo, ancora di Lukaku per la doppietta, poi Caprari per il Benevento al 34esimo e nel finale del primo tempo il primo gol italiano di Hakimi, nuovo laterale dell'Inter. Si sta giocando anche a Udine, Udinese contro Spezia, 12esimo minuto della ripresa, lo Spezia è in vantaggio per 1-0, decide fin qui il gol realizzato da Galabinova al 29esimo del primo tempo. Alle 20.45 Lazio-Atalanta, che è un match con riflessi da Champions e forse anche da speranze scudetto. A te la linea. Grazie, grazie a Giovanni Capuano, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Andrea Roccabella. Vi lascio alla Zanzara. GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini. Questo film, il gomito me lo sta distruggendo. Epicondilite, certo ci vorrebbe un'ecografia. Sì, Alessandro, ci vogliono mesi. Ma no, ci vuole una polizza. Pochi giorni dopo? Dottore, allora? Epicondilite. Ma tu come facevi a saperlo? Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipolsai anche per l'assicurazione salute. Con l'app prenoti subito la tua visita specialistica evitando lunghe attese. Unipolsai, sempre un passo avanti. Prima di sottoscrivere, leggere il set informativo su unipolsai.it. Sei un'impresa iscritta a Enasarco? Alle elezioni Enasarco, vota la lista Affare Presto, la lista Confesercenti per Enasarco. Stop all'aumento dei contributi previdenziali, per un sostegno certo e a tassi agevolati, per far pagare i contributi ai giganti del web. Vota la lista Affare Presto, www.confesercenti.it. Migliorare è l'attitudine che ci guida da sempre. Nuova BMW Serie 5, oggi anche plug-in hybrid e mild hybrid. Guidala da €350 al mese con il nuovo leasing operativo BMW Y by Evo, senza acquistarla e senza pensare ad altro, perché bollo, RCA e manutenzione sono inclusi. Fino al 31 dicembre, salvo approvazione BMW Financial Services. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. La Zanzara. Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ma Joseph, il camionista di ieri, il musulmano là, ma non lo sa che la maggior parte dei musulmani al suo paese che non possono scopare le donne prima del matrimonio lo prendono nel culo e se lo fanno mettere nel culo? E quell'altro coglione di David Lebanista che lo difende, i musulmani se potessero lapiderebbero tutti gli ebrei. Coglione Parenzo! Lisa Milano. Da, passa sto messaggio agli amici tuoi camionisti, porca la gran puttana, ma si può stare sulla corsia di sorpasso a 90 km orari, e che cazzo? Cazzo, dai, porca troia, ma che, conosci qualche spacciatore a Pisa? No, ma vogliamo parlare di sti trattori di merda, che ti trovi sti trattori in superstrada a 40 all'ora? E hanno rotto il cazzo sti trattori che trasportano la merda e vanno a spargere la merda nei campi. Andate a fare in culo pure i trattori. Cazzardo! Es
siamo qui, ragazzi, siamo qui. Abbiamo un cacciatore collegato, un grande cacciatore che si chiama Fortunato da Bergamo. Fortunato, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, dimmi subito, Fortunato, perché mi hai mandato delle foto straordinarie questa mattina. Hai cacciato una beccacina, se non sbaglio, hai preso una beccacina, giusto? Un beccacino, poi una lepre e un... che cos'è? Spiegami un po'. Una pernice. Una pernice, una pernice e una lepre. Bellissimo. Ma mangi tutto tu oppure regali? No, mangiamo in compagnia. Mangiamo in compagnia. Allora, Claudio, non ho capito che cazzo c'hai contro persone come Fortunato. Me lo spieghi? Che è sfigato da Bergamo, ho capito bene? No, Fortunato da Bergamo. Sfigato da Bergamo, eh? Pronto? Sfigato da Bergamo? Ma perché sfigato? Ma cosa cazzo vai a sparare alla beccaccina? Ma cosa cazzo fai? Ma non hai nient'altro da fare? Ma si può nel 2020 che siamo ancora qua con la gente che va in giro a sparare alle beccaccine? E io sono sicuro che voi non mangiate un cazzo di quella roba lì. Ma che ne sai tu? Ma cosa cazzo vuoi mangiare che una volta che l'hai spennata non resta niente, uno scheletrino del cazzo? Ma non è vero, fermo un attimo, Fortunato, ho detto ma anche posso parlare o questo signore sì, ma... ti devo sentire, sì, Fortunato, devo sentire meglio però, amico mio, o ti metti in un posto dove si sente, sì, o togli via voce, togli l'auricolare, no, cazzo no, che... no, nessuno, vivo, sono a casa, sono arrivato adesso. Allora dimmi, dai, allora rispondi a questo stronzo. Volevo dire che con questi signori che parlano senza avere cognizione di causa, non è che c'è da dire molto, anche perché lui viene da una città che è famosa per lo spiedo bresciano, ottimo, e lo spiedo bresciano, ottimo, lui lo sa benissimo, è fatto con gli uccelli, e penso che l'abbia mangiato anche lui. Certo, certo, mi è capitato di allora, mangiare. Allora ti piace mangiare la stessa cosa? Ascoltami, porco di... Ah, sporco Giuda! Sono... Allora, mi senti? Meno male. Tutto questo va bene per voi? Ma, non capito, ma che hai contro Fortunato che va a cacciare? Perché dovrebbe passare il tempo in modo diverso? Spiegami. Fa qualcosa di legale, non fa nulla di illegale, non gli rompe i coglioni, no, Claudio? Vabbè, allora chiudiamo la trasmissione, perché se non si può parlare, no, puoi parlare solo di legale, illegale. Ma non è un discorso di legale, illegale, ci sono tante cose sono legali che sono sbagliate. Sono due storditi questi qua. Tu sei uno sbandato, ma cosa stai siete dicendo? Due storditi. Ma che c'entra? Uno per una ragione, uno per un'altra. Siete due sbandati. Ma non capisco che c'entra. Ma che c'entra Fortunato che va a cacciare normalmente? Qual è il problema di Fortunato? Fortunato anche lui ha un'aggressività. A me va benissimo Fortunato. Ma un'aggressività. Andrà in giro nei campi degli altri, si farà i suoi casottini del cazzo, andrà a sparare a 100 metri dalla mia cascina, perché ne sono sicuro, è così, a Brescia e Bergamo è così. Fermo, Fortunato, allora, dimmi. Allora, innanzitutto volevo parlare con chi mi ha dato dello sbandato, perché volevo capire la motivazione. Ma qual perché è la motivazione? Perché è sbandato? Non ho capito. Fortunato. Sbandati, ma perché un cacciatore normale che va e che passa le sue giornate questo signore con, nel modo di esprimersi a sparare a lepri, pernici, ma va bene, beccacine, ma lo qual è il problema? In silenzio, non rompa le balle anche lui, dai, spara. Ma che cosa? Si comporti in modo educato raccogliendo i bossoli una volta che ha sparato. Ma che ne sai che non lo fa? Che ne sai che non lo fa? Sia una persona civile e quell'altro sbandato, animalista, ambientalista, non so che cosa sia quell'altro lì, quell'altro stordito lì, si mette il cuore in pace. Se non vuole avere i cacciatori, basta che metta del filo intorno. Però, Fortunato, il problema vero è che vi vengono a rompere i coglioni. Ci sono molte azioni di disturbo. Sì, no, c'è anche un problema di disturbo dell'attività venatoria. Che tra l'altro in Francia è un reato, e in regione Lombardia è sanzionato con una sanzione amministrativa. Sì, ho capito, ma ci sono delle cose gravi, si potrebbe arrivare a delle cose gravi secondo te dopo questa azione di disturbo, cioè ci può scappare il morto? Io temo che prima o poi qualcosa di grave possa succedere. Cioè che ci possa scappare il morto. Con i vostri cucini dai cazzo succede qualcosa di grave, non li vedete intorno o no? Quanta gente che i casini che succedono. Ma perché è così agitato questo qua? Perché è così agitato? Lui sostiene Fortunato che con i fucili succedono i casini, Claudio. Invece Fortunato, no. Ma è chiaro che quando c'è il fucile in mano può succedere qualcosa, Claudio. Che cazzo vuoi? Allora il fucile e le armi possiamo lasciarle alle forze dell'ordine o alle persone che le usano per lavoro, invece di darle in mano a questi ubriaconi rincoglioniti che vanno a bere i Campari la mattina alle 7, la domenica al bar e poi vanno in giro a caccia. Signore,
Io non so come si chiama lei. Claudio, Claudio. Che prima, come si chiama? Claudio, Claudio, parla meglio allora, al telefono. Se lei continua su questo tenore, lei viene denunciato, ha capito? Sì, per cosa? E per cosa? Perché per hai cosa? Detto che sono tutti ubriaconi, cacciatori, dai. E scusa. Allora mi denunci, per cosa? Ma dove sono tutti ubriaconi? Dai, su. Denunciami quando lei mi avrà collegato la testa con la bocca, allora potremo parlare. Dai, su, dai. Scusami, la beccaccina, il beccaccino come si mangia? Con che... beccaccino si mangia arrosto ed è una delle carni rosse più prelibate che ci siano al mondo. Mm. E poi, allora, visto che ci siamo, io invito te a mangiare quello che ho cacciato stamattina e invito anche il signor David Parenzo, che così si renderà conto che io non sono... quello che ha detto, uno spostato, sia uno squilibrato, eccetera. Ma è vero che esiste una cosa che si può cacciare che si chiama passera scopaiola? La passera, sì, la passera scopaiola. Sì, si poteva cacciare in deroga, adesso non si può più cacciare. La passera scopaiola. A proposito, la passera scopaiola, sì, detta Prunella modularis. Benissimo, ma scusami Fortunato, siccome alcuni animalisti sostengono, magari lo sostiene pure Claudio, che in realtà voi siete impotenti, cioè voi avete sostituito il fucile, cioè al posto del cazzo utilizzate il fucile, giusto Claudio? Magari anche tu hai queste idee, che sono degli impotenti e dunque hanno il fucile come... Beh, no? Sicuramente chi ha voglia di sfogarsi o di divertirsi andando a sparare delle beccaccine, vuol dire che le beccaccine, quelle di carne, quelle buone, le vedo un gran poco, secondo ecco, me. Fortunato, i gusti sessuali invece dei cacciatori, quali sono secondo te? I gusti, per quanto mi costa, sono tutti tradizionali. Voi siete molto, come cacciatori, siete molto tradizionali, cioè per esempio i gay non vi piacciono a voi cacciatori? Ah, no, non è che non ci piace. Cioè ci sono cacciatori gay, questo voglio capire, nel mondo dei cacciatori esistono i gay? Tu li hai incontrati qualche volta omosessuali tra i cacciatori? Per me non esistono. Io non ne ho incontrato mai nessuno, però io non sto a guardare il gusto sessuale. Ma per dire, secondo me è molto difficile incontrare un gay tra i cacciatori, diciamo la verità. È molto difficile, sì, molto difficile, perché è una cosa molto maccia, molto maschile, molto no, non è una cosa. Ma sì, è chiaro che nel mondo dei cacciatori i gay non ci sono, dimmi Claudio, dimmi. Ma che cazzo dici? Guarda che questi qua sono quelli che poi vanno a travestiti come comunque altre tante categorie. Beh, non è che sei gay se vai a travestiti. Tu colleghi la caccia, quello col fucile, uno che corre. Grazie al cazzo che non è così. Ma sono poi quelli che vanno a travestiti a prenderlo nel culo. Bene. Loro Fortunato, anche tante categorie. Fermo. Fortunato, può essere così? C'è qualcuno di voi che va a travestiti, frequentate transessuali o cose di questo tipo? Io non ne ho visto mai neanche uno, ma si vede che il signore si reca nei posti dove ci sono e li vede anche lui. Ma non ho capito. Tra i cacciatori ci sarà qualcuno che va a trans, però, no? Mi pare evidente. Io non lo escludo a priori, ormai la libertà sessuale nel nostro paese. Però tu dici gli omosessuali, mi pare difficile. Omosessuali mi pare complicato. Mi pare difficile, sì. Benissimo. Mi pare difficile. Grazie, grazie. Anche perché noi siamo che per la selvaggina di pelo. Ah, voi siete per la selvaggina di pelo, selvaggina di pelo. Ma dunque, non amate prendono nel culo. I cacciatori non amano prendono nel culo, secondo te? Penso proprio di no. Anzi, rispettano anche quelli che non hanno i nostri gusti, ma vogliamo essere rispettati. Va bene. Ciao Claudio, ciao Fortunato, ciao. Andrea da Stoccarda, sai che c'è un sacco di gente che ci ascolta da... Per forza, podcast attraverso le nuove tecnologie offrono, possiamo fare un approfondimento su questo, la possibilità di ascoltare la radio non on air, quindi non in diretta, ma anche in differita. Vabbè, in più questo programma, non avendo un tema legato all'attualità... No, può essere ascoltato anche 20 giorni dopo ed è esattamente la stessa cosa. Andrea, dimmi. Hai chiamato tu, dimmi. No, hai chiamato tu. Ma t'abbiamo richiamato, rincoglionito, dimmi, dai, no, forza. Che cazzo mi hai richiamato? Roberto da Roma, dai, forza, Roberto da Roma, avanti. Andiamo subito a fare in culo su Andrea Stoccarda. Roberto da Roma, buonasera, dai. Buonasera. Innanzitutto io saluto Parenzo, mio correligionario. Sì. Correligionario. Sì, ma sei ebreo pure tu, non ho capito. Sì, sì.
Sei ebreo pure tu. Vabbè, molto bene, grazie fratello. Chi se ne frega, cioè, io non distingo tra ebrei e non ebrei. No, David Parenzo, chi se ne frega, poi se uno è ebreo, come ti chiami tu, scusa, come pastafariano, se uno è crucianiano, per me un ebreo è uguale a un crucianiano. Ma no, ma volevo anche dire, come no, se uno è crucianiano, secondo me, per esempio, uno, i tuoi figli che ho, diciamo, con cui ho parlato l'altra sera quando sei venuto a casa tua a Roma, sono molto più crucianiani che ebrei, posso dirlo? No, assolutamente, cioè sono molto più crucianiani che ebrei, assoluto. Ti arriverà la querela di mia moglie dopo questo che hai detto, Natania, credo che ti farà secondo una sicura querela per difamazione. Secondo me i tuoi figli maschi sono molto più crucianiani che ebrei. Semplicemente hanno la passione per il calcio, cosa che io ad esempio non ho. Vabbè, ecco, Roberto, dimmi allora. Vabbè, comunque no, volevo parlare velocemente della caccia e farti una domanda, perché ho sentito il tuo intervento. Tu andresti a caccia dell'orso volentieri? Io sì, sì, se, no, ma se, io, no, se fosse possibile, se io avessi, come dire, la forza di volontà e avessi, diciamo, un accompagnatore, eccetera, io la caccia all'orso la farei tranquillamente. Legale, non illegale. No, la caccia legale, dove si può fare, non dove non si può fare. Volevo dire, ma è bellissimo, è bellissimo, ma dai, la realtà, la caccia all'orso, dai, su, dovrebbe essere in prima serata, prime time, su, Freccia, non può non pensare alla caccia all'orso, dai, l'hai proposta, no? È una grande iniziativa editoriale, noi siamo abituati a questi programmi noiosissimi con Piero Angela, che parla della natura, dai, su Rai 1, la natura naturalmente di per sé violenta, invece, naturalmente, e invece qui ci fanno vedere i pesci che nuotano nel mare. Ho visto una puntata su Rai 1 qualche giorno fa sull'acquario di Genova, dai! Invece siamo al 2%. Invece naturalmente la lettura violenta va messa al centro del grande racconto televisivo. E dunque la caccia all'orso, organizzando naturalmente una grande caccia all'orso, della quale si manda anzitutto nel bosco senza alcuno strumento di difesa Renzi in una prima fase, naturalmente. L'orso lo divora, lo sbrana, lo distrugge naturalmente. E poi si scatena la caccia all'assassino, si scatena all'orso assassino. La caccia all'assassino, come l'orca assassina, l'orso molto assassino, bene, già un titolo, molto un titolo bene, grandissimo. Molto bene. Professor Savona che dice? È su un pezzo, Savona naturalmente non credo sia adatto alla conduzione di questo format. Cazzo ci bisogna mettere? Ragionare naturalmente su chi mettere a condurre un programma così naturalmente duro con questo con queste Borghezio potrebbe essere un nome. Secondo me, ad esempio, Gasparri naturalmente. Ma che c'entra Gasparri? Gasparri potrebbe essere il conduttore di questa caccia all'orso naturalmente. Si occupa anche di televisione. La Rai che dice? La Rai naturalmente con Montalbano, sempre Montalbano, oppure Quark, sì, anche Quark. Il titolo, Quark, cos'è? Quark, però beh, dai, è un programma americano, noi siamo in Italia, bisogna valorizzare il Made in Italy, quello che è prodotto in Italia, lo chiamerei semplicemente così, la Marte, caccia, la caccia, un titolo molto breve, naturalmente, sì, molto breve, la caccia, bellissimo, la caccia. Sì, giusto, oppure giusto. Assalto all'orso, bello, troppo lungo, lunghissimo, assalto all'orso, troppo lungo, fermi tutti, forse sì, lungo, naturalmente. Replica Sistemi è il partner software di centinaia di aziende in tutti i settori, come la Argo Tractors, leader nel mondo dei trattori, con i marchi Landini, McCormick e Valpadana. Sentiamo l'IT manager Roberto Bolognesi. La nostra produzione è distribuita su 6 stabilimenti produttivi, tutti gestiti da Replica Sistemi, con un'unica soluzione informatica centralizzata. Un rapporto che dura da 21 anni e sicuramente continuerà nel tempo con ottimi risultati. Replica Sistemi, replica successi, anche nel tuo settore. Zucchetti Group. L'energia di Repower si fa sentire. Repower è efficienza energetica e mobilità elettrica per il tuo lavoro, elettricità e gas inclusi. Scegli Repower, il personal trainer dell'energia per la tua azienda. Repower. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Di comprarsi un Daily. Shh, ascolta, con Iveco Doppio Zero il nuovo Iveco Daily Furgone è tuo con anticipo zero e tasso zero. In più, sui veicoli in pronta consegna, 3 anni di manutenzione ordinaria a solo un euro. Richiedi un preventivo alla tua concessionaria o chiama l'800-800-288 o visita il sito iveco.it. Offerta valida fino al 31 ottobre. Fogli informativi e condizioni presso le concessionarie aderenti e salvo approvazione Iveco Capital. Iveco, l'Italia che vince. Di comprarsi un Daily.
Dal 24 settembre al 7 ottobre si vota per Enasarco. Se sei un consulente finanziario o un agente di commercio, scegli il meglio per la tua previdenza e il tuo welfare. Vota la lista numero 2 Enasarco Libera. Abbiamo una sola missione: garantirti una pensione adeguata, un'assistenza sanitaria efficiente, convenzioni e sostegni efficaci. Vota la lista numero 2 Enasarco Libera. Questo non è il finestrino, è dove hai visto la prima volta l'amore della tua vita. Questa non è l'aria condizionata, è dove hai ripreso fiato dopo le partite di tuo figlio. E questo non è il sedile, è dove gli hai insegnato a guidare. Dopo 4 anni la tua BMW è ciò che hai vissuto insieme a lei. Scegli il servizio di valore BMW. Per te sconti dal 30 al 40% sugli interventi di manutenzione fino al 30 novembre 2020. Scopri di più su bmw.it/servizio di valore. Ti bastano la targa e pochi minuti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Uno sguardo a Wall Street in apertura: il Dow Jones sale dell'1,65%, il Nasdaq dell'1,41%, le borse europee invece hanno chiuso in flessione, Parigi ha perso lo 0,59%, Londra ha lasciato sul terreno lo 0,47%, mentre Francoforte ha accusato un calo dello 0,51%, la borsa di Milano ha chiuso in calo, FTSE MIB ha segnato meno 0,24%, avanzano a Milano in particolare Saipem più 4,9%, Tenaris più 3,15%, malgrado il greggio ancora in calo. Tra i bancari si mette in luce la Popolare di Milano più 3,92, seguita da Monte dei Paschi più 1,54 e Popolare Emilia Romagna più 1,54. Quest'ultima dopo l'aumento di capitale per comprare il portale Intesa, che invece è poco mossa, meno 0,24, dopo l'accordo con i sindacati per l'integrazione con UBI, che prevede 5.000 uscite volontarie e 2.500 assunzioni. Sul fondo del paniere principale scivola Banca Generali, meno 4,35, dopo che è emerso che Mediobanca, che ha guadagnato lo 0,18, era pronta ad acquistarla, ma poi ha rinunciato viste le non favorevoli condizioni di mercato. Sale poi Nexi più 1,54, che beneficia delle attese per il rinnovo dell'accordo di Unicredit con SIA, che favorirebbe l'integrazione di quest'ultima con la società dei post. Negativa Atlantia meno 1,32, sempre per le vicende legate al nodo autostrade. Per ora è tutto. Stress da vita complicata? Ansiolev, l'alternativa dalla natura. Ansiolev, l'integratore alimentare di Speckiasol per ridurre la tensione e ritrovare calma e serenità. Chiedi Ansiolev in compresse e gocce presso la tua farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Ansiolev, e ritrovi la calma. 2020, anno da dimenticare o anno per ripartire? In questi mesi molte imprese tagliano solo i costi e tentano di recuperare fatturato. Non accontentarti. Con Gruppo Finservice vai oltre la ripresa. Oltre 300 consulenti in finanza agevolata ti aiuteranno a ottenere tutti i contributi nazionali ed europei che ti spettano subito. Chiama Gruppo Finservice 800 94 24 24. Riparti con Gruppo Finservice, leader della finanza agevolata. Mamma, mi racconti una fiaba? Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere. Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre? Sempre dove stai tu, amore mio. Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici. La rivoluzione del futuro! Se mini un pixel in 2 minuti cresce una foresta digitale! La rivoluzione del futuro! Alle promesse impossibili, in sistemi abbiamo sempre preferito la costanza dell'evoluzione. Da oltre 40 anni lavoriamo per darvi il meglio dell'innovazione senza che questo diventi un problema per voi. Le nostre soluzioni sono pensate per semplificare la vostra crescita nel digitale. Sistemi in rete, insieme a voi, per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione, anche in cloud. www.sistemi.com. Mercedes-Benz presenta nuova gamma plug-in hybrid Q-Power, l'unica elettrica che è anche diesel oppure benzina. Potrai gestire la modalità di guida migliore in base al tragitto, aumentare l'efficienza, abbassare i consumi, scegliere di guidare in modalità completamente elettrica. Complicato? No, tanto fa tutto lei. Vivi la semplicità della guida plug-in hybrid e Q-Power. Con l'ecobonus Mercedes-Benz, oltre agli incentivi statali, puoi avere fino a 8.500 euro in caso di rottamazione. Scopri di più su mercedesbenz.it. Il 60° Salone Nautico è a Genova, dall'1 al 6 ottobre.
acquista i biglietti online. La Zanzara. Cacciatore, non cagare il cazzo e vattene al poligono. E poi a fare in culo. Oppure a fare in culo. Allora, al poligono o a fare in culo? Ti diamo diritto di scelta. Ciao! E per favore non ascoltate i consigli di telegiornale, cariccioli, di andarvi a vaccinare contro il vaccino anti-influenzale. I consigli che ha dato pure Parenzo diverse volte in onda. Con i vaccini indebolite il sistema immunitario e se vi pigliate poi qualche altra cosa, morite prima. I devono fare un vaccino anti-influenzale a cui si va asciugano a tutti. Quindi non vi vaccinate assolutamente, liberi, free. Non vi preoccupate che il vostro corpo riuscirà a combattere contro i virus e a vincere, non c'è bisogno di vaccini. I vaccini servono solo per arricchire i case farmaceutiche e per diminuire la popolazione. Quindi basta, no vax, tutti no vax, perché sanno che i vaccini ne ammazzano a tutti. Pure che fino a ieri li avete fatti, quest'anno dovete sapere che col vaccino vi vogliono uccidere, quindi niente vaccino. Più Valentina Nappi, meno ex grillino palermitano. Più cazzi in culo, meno grillino palermitano. Grillino palermitano, hai rotto i coglioni, sei un fallito. Te come il tuo ex partito. Infatti ti fa talmente schifo anche a te che te ne sei andato, vergogna. Abbandonato la nave. Onesta! 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 Saluto a sua eccellenza David Parenzo. Onore! Dicono che non devo urlare. Dicono che non devo urlare. Ma chi lo dice? Comunque il grillo parmitano, ormai l'ex grillo parmitano si è iscritto da tempo al partito dei Novax, non vuole assolutamente vaccinarsi contro l'influenza, caro David. Fate una ragione. Meglio, e fa anche campagna, e fa anche campagna contro il vaccino anti-influenza. Meglio, ci sono più dosi per gli altri, però qualora questo scemunito non si dovesse vaccinare e voglia si dovesse viceversa ammalare, poi non vada a bussare alle porte del sistema nazionale sanitario nazionale. Paga le tasse, paga le tasse. Caro amico, paga se lui le tasse. Non se non si vuole vaccinare non è obbligatorio. Io direi che se tu non ti vaccini poi non vieni a bussare alle porte del sistema adesso sanitario. Adesso vuoi l'obbligatorietà nazionale del vaccino anti-influenzale, dai. Non è una novità, l'ho detto mille volte. Allora ci sono due cose che vi voglio dire, due semplici cose, poi torniamo con gli ascoltatori, qui ce ne sono parecchi. La prima cosa è questa. Gli dessa, ascoltatori. Certo, gli ascoltatori, il popolo, la gente, se non ti fa schifo. Ascolta. A te fa schifo la gente, ma non è vero. Fa schifo la gente. Mi fa schifo chi chiama qui, non la gente in generale. Oggi era un meraviglioso convegno a Napoli. Ad esempio ho parlato con tante persone, sì, convegno a Napoli, convegno a Napoli di Vips, sì, no, comunque, ma che Vips, Asso Porto, comunque, dei porti, sì, italiani, vabbè, i porti italiani, se il cazzo che me ne frega. Allora no, allora perché le merci che arrivavano giù, a casa tua giù allora a Reggio Calabria e dintorni, non solo a Reggio Calabria, ha suscitato un po' di scalpore il video di presentazione di un giocatore che si chiama Cionek, che giocava nella Spalla e adesso gioca nella Regina, che qualche mese fa aveva sventato una rapina a Ferrara. Questi qua a Reggio Calabria hanno ricostruito in un video tutta la vicenda, facendo vedere, vabbè, questo qua è un difensore, adesso vi salvo io, solo che il video finisce con il barista, il titolare di un negozio, che viene ucciso. Senti un po', senti. Vi difendo io. Questo è lui? Adesso siete senza difesa! Cioè alla fine quello esce, adesso siete senza difesa, arriva il rapinatore, torna il rapinatore e spara e uccide il barista, cioè finisce con un omicidio, un finto omicidio naturalmente, no? Dunque scandalo, non si può far vedere la morte, dai che è bellissimo, dillo anche tu che è bellissimo, dai, doveva essere vera la morte nello spot, lo spot con la morte vera del gioiellino, del barista. Ormai il pubblico ormai percepisce naturalmente se è falso, se sì, è realtà, sì, quindi sì. Non bisogna, io vedrei molto bene a condurre naturalmente questo spot il professor Zangrillo, ad esempio, che sarebbe c'entra, molto, che c'entra Zangrillo, ma... che c'entra Zangrillo, il professor scusa. Zangrillo è a contatto con la morte naturalmente, la sua terapia no, intensiva, veramente dice di no, che non c'è quindi, nessuno, sarebbe perfetto naturalmente questo racconto di realtà.
Allora, l'altra cosa invece è l'ennesimo capitolo della farsa Berlinguer Corona. Corona viene messo a riposo perché per una settimana. Farsa? Una farsa totale. Farsa? Una farsa totale. Se ti sta sui coglioni Corona, bell'appello di Bianca. Lo questo bel appello di Bianca. Che cosa? Un appello dai. Intenso. Vabbè, di Bianca. Sentiamo. Avrete notato che Mauro Corona non c'è. Ah. Sapete, no, non ce ne frega un cazzo. Cosa è accaduto nella passata? Non l'abbiamo notato, non ce ne fotte un trasmissione, nulla. Il suo comportamento è stato talmente sgradevole da costringermi a un certo punto a chiudere il collegamento che era in corso in quel momento. Ha detto Gallina. Poi Corona usa, ha chiesto pubblicamente scusa in un'intervista ad Aria Bignardi con parole che mi sono apparse, vi devo dire, assolutamente sincere. Beh, c'era anche emozione. Sospeso per una settimana e adesso rientra dopo queste scuse. È una farsa, lì segui il denaro, diceva uno, segui il denaro. Ma se veramente dai, ma su figlio, ragazzi, ma tu vedi, lui vuole rientrare perché vuole ovunque, il denaro della partecipazione, così, lei ne ha bisogno per l'ascolto, anche se ti dice vera, testa di cazzo lo fai rientrare. Ha chiesto scusa e rientra, dai, no, è stato uno scontro vero nel quale poi lui ha chiesto scusa. Cristian da Ragusa, anzi Gabriele da Torino, vai Gabriele da Torino. Mamma mia, che chiama. Dimmi Gabriele. Buonasera, dimmi. Buonasera Parenzo. Buonasera ascoltatore. Sì, sì. Io da oggi vi chiamo ascoltatore, come Fantozzi, come nel film di Fantozzi. Dai Gabriele. Il mio intervento ti piacerà perché sono rimasto molto colpito da quello che ha detto Cruciani prima su Bella Ciao. Cioè? Bella Ciao è il motivo per cui in questa trasmissione chi la pensa diversamente può parlare l'uno con l'altro senza uccidersi. Ma non fare adesso la retorica antifascista di quello. Grazie a Bella Ciao esiste la Zanzara, è una puttanata. Allora grazie agli americani, grazie a che cazzo ne so, agli alleati, grazie a sta minchia in Cariola, ma che vuol dire? Non è grazie a Bella Ciao. Fosse stato per Bella Ciao e per i comunisti, eravamo sotto un'altra dittatura perché volevano l'Unione Sovietica, non rompere i coglioni Gabriele, su, ma dai. Tu associ Bella Ciao ai comunisti? Beh, è stata non l'origine di Bella Ciao, se ne sono appropriati a un certo punto i comunisti che non volevano la democrazia, volevano l'Unione Sovietica e adesso basta perché è meglio parlare di altre cose, non di Unione Sovietica. Comunque, chiaro? Fosse stato per i tifosi di Bella Ciao nel 45, in questo paese ci sarebbe l'Unione Sovietica, ci sarebbe stata fino agli anni 70 magari. E come no, è così. I comunisti italiani volevano l'Unione Sovietica. Vabbè, ma questo è l'altro discorso. I comunisti italiani volevano la dittatura del proletariato, cioè dire l'URSS, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Allora no, allora lo volevi. Allora erano democratici all'epoca, non rompere i coglioni, dai. Democratici, Gabriele, che vuoi? Dai, non mi fate incazzare sui comunisti e sui fascisti, che non me ne frega un cazzo, dai. Sentito l'intervento del grillino palermitano, dobbiamo dirlo da un po' di tempo, dell'ex grillino palermitano. Sì, allora? Perché allora in questa trasmissione intervengono tanti idioti, ma questo qua mi sta proprio sui coglioni, cioè è proprio un idiota, è proprio un cretino. Non dare dell'idiota a un lavoratore, lui lavora, ha sempre lavorato, lavora come NCC, fa un culo così Salvini. E tu magari non fai un cazzo, non lo so quello che vota. Ha detto cosa vota Salvini? No, non credo che voti Salvini, no, credo che voterà la Meloni, forse, non so, Salvini, non lo so, ma non lo so, non me ne frega un cazzo. Le persone non sono definite per quello che votano, dovete togliervi questa fissazione assurda. Le persone non si definiscono per chi voti, anche, è vero, è la vostra puttanata. Ti dirò chi sei, è una puttanata. Dire che tu ti rispecchi in quel filone di pensiero, ma se fosse così non cambierebbe mai nulla. Ma non dite cazzate, infatti la gente poi cambia opinione ogni tanto. Ma Cristian da Ragusa, dai, Gabriele, già mi ha rotto i coglioni con sta retorica. Cristian da Ragusa, dai, forza. Sì, pronto, Cruciani, Parenzo, buonasera. Dimmi. Volevo dare semplicemente un mio appunto alle persone che dicono che la gente che non scopa da 10 anni, 12 anni, è semplicemente uno il punto. Per gli uomini o c'hanno piccolo o soffrono di eculazione precoce, e per le donne gli fa puzza, punto. Cioè non è che bisogna dilungarsi. Ma non ho capito, l'amore. Scusami, tu, quell'idea che tu hai nei confronti di quelli che fanno, che hanno, praticano l'assistenza da sesso, l'assistenza da sesso, oppure che non fa... Non c'è astinenza da sesso, non esiste, è una cosa naturale, non esiste né astinenza da sesso né la donna. Ma c'è gente che dice di non fare sesso da 4, 5, 6, 7 anni, amico mio, è la realtà. Hai delle paranoie con te stesso, perché c'è il pistolino, forse si finisce, non trovi una donna, hai avuto una brutta esperienza con una ragazza. Cristian, innanzitutto toglivi la voce all'auricolare, ti prego, l'auricolare. No, non ho nulla, forse il telefono è pieno di polvere. Il tuo telefono fa schifo, è un orrore, sicuramente, è lo so. Fa schifo. L'importante è che mi senti in quello che io dico. L'importante è che no, ma ti devono sentire anche gli altri. Tu stai dicendo che chi sostiene di non fare sesso da qualche anno è perché ce l'ha piccolo, oppure è una sorta di eculazione precoce, o semplicemente la donna gli fa puzza.
Ragazzi, cioè, mettetevela in testa anche queste cose, è normale. Cioè, non è che tutti abbiano 20 cm di pisello, ma è classico, è una cosa ciao, normale. Christian, che... Ciao, Christian, ciao, ciao. 'Cause I'm free from your head. Sì, la settimana scorsa, dopo essere venuto qui a Radio 24, qui alla Zanzara, sì, è andato da Formigli e ha detto certe cose. Ti faccio sentire un passaggio, caro Parenzo, Tu l'hai criticato tantissimo, l'hai attaccato in maniera forsennata. No, in maniera forsennata. Come no? Sì, hai detto una vergogna, adesso io glielo in faccia. Quel disperato, sì. Diglielo in faccia, senti. Sì, quel disperato. Lì. Io sono colorosamente razzista, io difendo la mia razza. E la sua razza qual è? Italiana. Mi voglio difendere gli invasori. Non esiste. Sì, mi voglio difendere gli invasori perché ci stanno in panico. In banco, in panico. E ci portano il Covid. E quanti ne sono che sono infetti, sono positivi e girano per tutta Italia liberamente e nessuno dice niente a queste persone? Mamma mia, razza. Allora Parenzo, e qua davanti a te, Alberico, ciao Alberico, ciao Alberico. Chiedi scusa, ciao, come si fa? Mi fa piacere che ribadite i miei concetti sani, ma perché dobbiamo chiedi liberare almeno l'Italia. Scusa, non esiste la razza italiana, sei semplicemente una macchietta poco pagata, sei una povera macchietta televisiva, non esiste la razza italiana. Fallo parlare, italiana. Rispondi a queste accuse, sei Alberico. Sei un jukebox di stronzate, uno arriva lì, ti mette hai sotto il microfono e tu dici stronzate, che non esiste la razza italiana. Io intanto sai di, cosa ti dico di almeno che non esiste la razza italiana, di almeno ascoltami. Questo almeno questo fallo parlare, ma no, ascolti, faglielo dire parenti. Almeno stiamo per arrivare al punto del non ritorno, cioè? Ci dobbiamo organizzare, sì, dobbiamo risvegliare le coscienze, dobbiamo sì, creare un movimento serio, vero, che libera l'Italia da questa massa di incapaci e pericolosi politici. Lo volete capire? Attenzione. Se no, un appello agli italiani, quelli seri, quelli che hanno voglia di combattere, perché ti ricordo, caro Parenzi, che tu sei un pirlettino, io sono un guerriero libero, tu ma sei guerriero la parte libero della sinistra, c'è al soldo della sinistra, ma non sono al soldo di nessuno. Nessuno, sì, non dire minchia, tutti i politici italiani siete al soldo del nuovo ordine mondiale, vi dovete vergognare, avete svenduto l'Italia, ma ci stanno invadendo, sono degli invasori veri, addirittura questi fanno quello che vogliono e nessuno gli dice niente, la polizia ha le mani legate, io spero su Trump. Speriamo che vince, che è l'unica nostra salvezza. Ma chi ti frega Trump con l'Italia? Ma che sei scemo? Parenti, ma che ti frega Trump con l'Italia? Ma calma, di che calma, parli? Calma, qui siamo tu però, deliri. Non sta delirando per niente. Sta dicendo una cosa molto seria. Mi sembra di capire che vuoi scendere in politica, caro Alberico. Adesso io non dico niente. Mi sembra di capire che sei pronto. Non so quando saranno le elezioni. Sono pronto per liberare l'Italia da questa massa di incapaci e pericolosi sono politici. Sono pronto. Sono Alberico massa di incapaci e soprattutto pericolosi. Siete che fanno una finta opposizione, c'è un finto governo e c'è una falsa maggioranza. Sono tutti d'accordo. Che arriva il falso dietologo. Hanno chiuso tutte le aziende, hanno chiuso i commercianti, non c'è più lavoro, ci sono milioni di persone disoccupate, non ci gira più una lira, ci stanno facendo una vera e propria violenza fiscale. E il nostro presidente del Consiglio fa la fissa sugli scontrini. I primi 100 MS che arrivano lui gli regala 1500 euro. Ma Vannamarca era molto più seria. Scusa. Allora io dico una cosa, però l'attacco di Parenzo era sulla tua frase sulla razza, giusto Parenzo? Si dovrebbe vergognare per quella frase sulla dovrebbe razza. Dovrebbe inizialmente chiedere scusa perché la razza italiana non esiste. Sei un povero coglione. Devi dirlo. Non esiste la razza italiana. Rimani al punto. Offri di Alessio Lasta di Piazza Pulita, hai detto che c'è la razza italiana. A spacciare e ammazzare le persone. Vergognatevi voi che la accogliete questa razza di incapaci. Fai risentire cosa ha detto sto coglione ai microfoni di Lasta. Ha parlato della razza. Io sono razzista risentire. A favore dell'italiano. Facciamolo risentire. Censurarlo. Ma chi lo sta censurando? L'abbiamo mandato in onda. Fai risentire la stronzata che ha detto. Fallo risentire. Io sono orgogliosamente razzista. Io difendo la mia razza. E la sua razza qual è? Italiana. Voglio difendere gli invasori. Sì, mi voglio difendere gli invasori perché ci stanno in banco in Italia. E ci portano il Covid. Quanti ne sono che sono infetti, sono positivi e girano per tutta Italia liberamente e nessuno dice niente a queste persone? Liberamente.
Quanti ne sono che sono, allora, infetti? Quanti ne sono? Mi sembra che tu hai detto sono violenza alla lingua, aspetta, italiana. Sono pure orgoglioso. Quanti ne sono che sono infetti? Quanti ne sono? Tu hai la tua pronuncia, lui ha la sua pronuncia. Tu hai detto sono orgogliosamente razzista, vero Alberico? Esatto, perché è un reato. Io difendo gli italiani, sì, posso, certo, difendere gli italiani, certo, posso difendere con loro, ci attacco. No, voi siete bianchi e tu sei nero. E tu sei un coglione invece, non è bianco nero, tu sei un coglione, hai detto, hai parlato di razza italiana, non esiste la razza italiana, lo capisci o no? E che ci vuole, la facciamo, domani mattina facciamo un congresso e facciamo la razza italiana, un congresso. Facciamo un congresso. Allora io però voglio capire una cosa, mi sembra un annuncio, mi sembra molto serio però Lemme, vuole assolutamente creare un movimento, poi questo vedremo, e comunque vuole scendere in politica, alle prossime elezioni sarà sicuramente in politica, giusto? E si chiamerà Vieni Avanti Cretino il movimento, perché è così, giusto, vedrà che succede. Vieni Avanti vedrà Cretino. Quanti italiani saranno con me, perché sì, sono l'unica persona che interpreta la volontà del popolo italiano e dice la verità. Questo sai quante persone mi hanno chiamato e telefonato, bravo quello che hai detto a Piazza Pulita, siamo tutti con te, peccato che sei l'unico che ha il coraggio di dirlo, mi hanno detto, perché allora hanno paura. L'unico che ha coraggio, però è uno l'unico che ha il coraggio di dirlo, è uno dei pochi casi di persona che ha preso il Covid e oggi è in maniera forsennata contro, per esempio, contro le mascherine, contro le mascherine, contro i protocolli, pensa che ci sia un nuovo ordine mondiale, che ci sia una dittatura sanitaria, tuona contro Soros, contro Bill Gates, contro quelli che ci vogliono imporre il vaccino. Il vaccino lo farai mai, Alberico? Se ci fosse un vaccino lo farai tu? Assolutamente, anzi mi invito a non farlo vaccino, perché il vaccino fa male, non è stato sperimentato. Anche quello contro l'influenza, non lo fai? Anche quello contro l'influenza assolutamente, sì, non serve a nulla. Ma questo è peccato, pazza. Questa cazzo di influenza la superate voi con la vostra forza del vostro organismo, perché noi siamo esseri perfetti. Questo è pazzo, essere perfetti. Tutti gli esseri umani sono perfetti. Ma guarda che faccia, aspetta, Francesco da Firenze, fermo tutto, Francesco, dimmi. Allora, l'esistenza di Lemme è la dimostrazione, se ce ne fosse bisogno ancora una volta, che la volta che chiudono la Zanzara, Cruciani sarà sempre troppo tardi. Ma perché c'entra? Perché perché bravo, un coglione del genere, bravo, un coglione, ma del come genere, ti permetti? Ma è un coglione. Serio, ha preso sul serio il megafono che tu gli hai messo in mano. Ma e quale adesso megafono? Pensa, ma che cazzo e dici? Adesso pensa di essere il futuro presidente della Repubblica. È molto grave, che sì. No, vuole scendere in politica, no, vuole scendere. Ha Cruciani, Lemme, ascolta me, Lemme, sentimi a me. Bravo, torna a fare quello che sai, torna a fare quello che sai fare meglio, ovvero di circuire dei poveri vecchi rincoglioniti, bravo, tipo Albano e Iva Zanicchi. A fare, ma la tua dieta, sì, che sappiamo tutti essere una dieta che facciamo male, sei, alla salute, come ti permetti? Ascoltami, rincoglionito, torna a vivere alle bravissimo spalle di tua moglie ricca, sei hai capito, rincoglionito, e stai zitto, non parlare di immigrazione, non parlare di vaccini, perché la moglie è ricca, fai la cortesia la prossima volta di prendere il Covid e di creparci, no, questo è vergognoso, Francesco, questo è una vergogna, questo è una vergogna. Farmacista. Sei un coglione, parli da coglione, non da farmacista, hai capito? Sei un nulla facente, nulla tenente, che ha campato tutta la tua vita sulle spalle della moglie. Sei uno schiavo, sei un subito. Hai capito? Coglione. Schiavizzato. Gli spaghetti con la cioccolata a colazione, infilateli nel culo, hai capito? Incoglionito. Scusami, Alberico, sì, come lo definisci, applausi, Francesco? Regia, no, ma che applausi, Parezzo, sei una vergogna, gli ha augurato... No, che applausi, fermo che comando io. Applausi all'ascoltatore. Ma sei scemo, gli ha augurato la morte. No, gli ha detto i tuoi spaghetti al cioccolato, ficcateli, quello c'ha ragione. No, perché, la morte non si augura a nessuno. Alberico, rispondi a Francesco. È un povero ragazzo schiavizzato, il sì, cervello non lo usa più, sì, fa parte di quella persona, di quella schiera di italiani che sono schiavizzati, sono sudditi e hanno paura della loro ombra. Capito, non Francesco? Posso farci nulla. Capito, Francesco? Sei schiavizzato. Posso parlare con questo coglione? Sì. Io mi rendo conto che lui pensa di essere carismatico e interessante. No, ascolta, Francesco, sei la Anna Marchi della farmacia, sei il Mauro D'Amanto della dietologia, Tu sei un povero coglione che ha vissuto tutta la vita sulle spalle della moglie Rignone. Ma che è stata la moglie? Hai capito? Torna a circuire poveri
per i vecchi rincoglioniti come Albano, la Zanicchi e come te. Qui c'è la scienza dell'alimentazione. Coglione che non sei ma altro. Ma la storia della moglie? La storia della moglie. Ma scusa, cosa Francesco, perché la storia della moglie? Che approfondiamo la storia della moglie. Perché? L'ascoltatore ci ha dato una notizia. Ah, non cioè lo sapevi, dice... Parenzo? Guarda che questo signore si va definendo farmacista, dietologo, genio. Non ha mai lavorato un giorno della vita sua. Ha campato tutta la vita sulle spalle della moglie ricca. Fosse così. Ma scusa, perché renderti ridicolo, urbi e torbi, gli ha detto: beh, sai che c'è, no, te ne devi andare di casa. E se ne è andato di casa con la coda tra le gambe. Ma questo è vergognoso. Questa è una notizia interessante da approfondire. Però, scusami, Francesco, io non ho capito una cosa: perché definisci rincoglionite le persone che si rivolgono all'EM e che dimagriscono? Non ho capito. Persone che sono dimagrite normalmente, io conosco tanta gente che si è rivolta all'EM ed è dimagrita. Ma perché non ho capito perché lì. Ma scusami, sei un povero coglione anche tu. Ma però è tu vero, qualche... ma è vero. Scusami, è tu vero. Qualche cosa di sport e alimentazione lo sai, e sai che tutte le diete iperproteiche all'inizio ti fanno dimagrire, non è una dieta a mantenere e poi torni esattamente come male, somare, non si calcola le calorie, la caloria è una bufala. Io l'EM sei un povero coglione, vi invito voi nella Zanzara a telefonare alla moglie di Lemme e a chiederle chi mantiene chi dopo il ma chi se ne frega, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega, ma non ce ne frega niente della vita privata, le donne sono inferiori e tutta questa roba qui. Chiamate la ex moglie di Lemme e chiedete chi mantiene chi dopo il divorzio. Applausi dalla regia, applausi. Ma che c'entra, facciamo questa telefonata? Ma la vogliamo fare una telefonata all'ex moglie di Lemme? Ma che c'entra la moglie? Sono separato da tua vita. Zitto, povero coglione. Ma di dove sei? Chi è l'ex moglie? Ma chi se ne frega chi è l'ex moglie? Interessante invece, scusa. Vuoi querelare questo signore, per favore? Vuoi portare in tribunale questo signore e portargli via tutto, questo Francesco da Firenze, per favore? Così ma questo, se è già querelato sulla natura, è già stato molto feroce. Querelami le palle, Lemme. Comunque, un'ultima cosa. Alberico, zitto, Alberico, volevo sentire una cosa da Alberico. Fausto Leali, perché ha detto una cosa sul Duce, è stato massacrato. Ti rendi conto che siamo nel campo ormai del politicamente corretto? Siamo nel campo del trionfo del politicamente corretto. Ha detto Mussolini ha fatto delle cose buone, cose che tu dici da tempo, peraltro, Alberico. Da sempre. È la storia che parla, capito Parenzo? Per cui è la storia che parla, sì, sostiene Lemme, è la storia che parla. Comunque la cosa fondamentale è Alberico, Lemme vuole entrare in politica. Mi sembra che il dato sbaglio. Chi è che fa? Io non entro in politica, io cambierò l'Italia, io libererò l'Italia da questa massa di incapaci pericolosi, di politici. Sono la massa di incapaci pericolosi. Ciao Alberico, a presto. Ciao. Da Intimissimi Uomo, gamma boxer in cotone a 7,90€. Scopri il massimo comfort alla guida con le funzioni traspirabilità e resistenza. Vieni a provarli nei concessionari. A negozi Intimissimi Uomo e online. Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€. Dotazioni extra non incluse. Ci sono firme speciali, firme che ci emozionano. Alcune le conservo con cura. L'autografo del mio campione preferito da bambino, quella dei miei amici sugli auguri per la laurea. Ma soprattutto la prima dei miei figli su un loro disegno. Sono Danilo Cattaneo, amministratore delegato di InfoCert. Anche nel lavoro c'è una firma speciale, sicura, e la firma digitale. Noi di InfoCert lo sappiamo e lo sanno anche i nostri clienti. Fai come loro, firma sul futuro, firma con noi. Vai su InfoCert.it. InfoCert, T-Next Group. Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit? Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel, Ford Transit Hybrid. Hai fino a 12.000 euro di vantaggi grazie agli eco-incentivi Ford. Tuo a 220 euro al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAEG 456. Veicoli commerciali Ford, da sempre, a fianco di chi lavora. Io ti riscalderò con la massima efficienza. Tu verrai rimborsato al 110%. Lei ti farà risparmiare sulla bolletta. Noi avremo meno impatto sull'ambiente. Ma che tempo è? È il futuro del riscaldamento. Con Daikin il futuro è già presente. Sostituisci oggi la tua caldaia. Hai sostenibilità, efficienza e la possibilità di ottenere il super bonus. Entra nel futuro del riscaldamento al 110%. Scopri come su daikin.it. Daikin.
Le vostre sfide saranno le nostre sfide. Massimo Giletti conduce Non è l'arena. Domenica alle 20:30 sulla 7. La 7, sai cosa vedi. Osserviamo la specie del negoziante nel suo habitat digitale, il negozio senza pareti. Notiamo l'avvicinamento a nuovi esemplari di clienti. Grazie a Vodafone Business, infatti, ha sviluppato nuove abitudini, come le promozioni personalizzate e una vetrina online sempre disponibile. Il tuo lavoro digitale, le nostre soluzioni per arrivare ovunque. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vai su voda.it/negozio-digitale. Ready? La differenza tra un cibo ordinario e uno di qualità? Io non la sapevo, ma lui la riconosce subito. Lucky è pronto! Per il benessere dei tuoi animali, affidati agli specialisti numero uno in Italia. Vieni da Arcaplanet. Fino al 4 ottobre hai il 30% sui sacchi da 12 kg di Monge Dog, Adult Medium e Maxi al pollo. E fino al 50% di sconto sulla guinzaglieria. Qualunque sia la tua storia, Arcaplanet è il tuo store. Arcaplanet, Pet Store, Pet Stories. Dottor Barter, cosa consiglia oggi alle aziende che ci ascoltano? Svuotare subito il magazzino dai prodotti in eccedenza, destinandoli al cambio merce pubblicitario. Allora, dottor Barter, ci dia la soluzione. Chiamate Gruppo Next. Realizzate campagne pubblicitarie in Italia e all'estero per acquisire nuovi clienti. Gruppo Next aumenta il business promuovendo il vostro marchio con tutti i media. Chiamate Gruppo Next e consultate il sito grupponext.net. Pubblicità. È il momento di investire su una visione più alta, su un domani costruito sulle scelte che faremo oggi. Riparti dalla consulenza Che Banca, Gruppo Mediobanca. Che Banca, alza la tua visione. La Zanzara. Dicono che non devo urlare, dicono che non devo urlare. No! Oh, mi avete fatto venire voglia di andarmi a vedere un film porno gay. Bastardi. Ah, io ho sempre lavorato, eh. Ciao David. Crucio, mannaggia tutti i diavoli. Ma no, io ho fatto sentire alla mia ragazza l'intervista al professore di lunedì, quello delle coppie aperte contro la monogamia, no? Grande. Luminare totale. Assoluto. Beh, gli ho fatto sentire alla mia ragazza l'intervista. Le ho detto, amore, vai, senti la Zanzara di lunedì, vai a 1:10, preciso, e dimmi che ne pensi. Io ora al lavoro, crucio. Ma quanta merda mi ha mandato dopo mezz'ora. Ho capito, però. Ma quanta merda mi ha mandato. Ma si può fare questa vita? Un mondo, una società in cui se fai presente una cosa assolutamente intuitiva, la palissiana. Sì, giusto. Come il fatto che la monogamia sia una prigione, mi mandava a merda. Mi dice che sono uno stronzo. Amore mio. Ma vattene a fanculo. Crucio, io vorrei sottoporvi un quesito importante sul tema seghe, perché devo dire che sono in un bel periodo dal punto di vista sessuale, sto iniziando una nuova relazione, quindi si scopa parecchio, ecco. Beh. Però la sega, magari il giorno che non ci si vede o comunque il giorno in cui non lo si fa per qualche motivo, la sega non riesco a rinunciare. Fino a quando l'ho scoperto a 13-14 anni, la sega per me è stato qualcosa di irrinunciabile. Volevo sapere se anche per voi è così. Ragazzo mio, che dirti, per chi non è irrinunciabile? Solo Parenzo dice che non si sega. Cioè, ragazzi, diciamo la verità, no, solo Parenzo sostiene che anche all'interno di una relazione non si sega. Incredibile. Io ho detto un'altra cosa. Anzi, che a maggior ragione, più sei fidanzato e più ti seghi, più stai con qualcuno e più ti seghi. No, ma è normale che sia così. Non ci siamo proprio, non ci siamo. No, non ci siamo che? Non ci siamo. Cosa? Non mi trascinerai in questa conversazione. Ma lo devi dire, non è una cosa scandalosa. Basta con questi tabù. Bisogna romperli questi tabù. Ci sono
sono delle cose che appartengono al tuo intimo, no? Ma no, i figli ogni tanto ci scappa qualche sera. Ma non è ancora non è decennale. Da informazioni sbagliate, approssimative, confusionali, come al solito. 8 anni di relazione ormai, 7 no, figli, 8 anni di relazione, 8 anni, 8 anni e mezzo, decennale. Ma che te ne frega? Io non riesco a, perché si finisce sempre a parlare delle cose personali, non riesco a capire perché. Che interesse ha tutto questo? Paolo da Milano, vai. Allora, una cazzata è una cosa seria. Dunque, la cazzata è questa: Parenzo sta, visto che è sempre politicamente corretto, le virgoli, punti, punti, virgoli, oggi è salito su un taxi a Milano e gli ha detto, modello film Thomas Milian, segua quella macchina, ho 10 minuti. No, quindi ho detto, provi a fare il possibile. Ho detto, sì, no, ho detto un'altra cosa. Sì, sfruttando, ho detto, esattamente, provi a fare, provi, sì, a fare, chiaro, il possibile, sì, per portarmi in tempo alla stazione. Sì, tutto, vabbè, qua. Comunque, hai aperto la trasmissione gongolando parecchio, dicendo, è passato a sinistra, è passato a destra. Elogiando le doti, guarda, di questo posso tassista, dirti una cosa, Paolo, quando in uno è in ritardo, quando uno è in ritardo se ne fotte di quello che fa il tassista, sì, no, di quello, carità, che fa questo, però non se ci deve fare il tormentone a noi quando facciamo qualche puttanata. Comunque, vabbè, ma non lo fa, non lo fa, dimmi, no, poi? L'altra cosa seria è questa, non so se avete letto che al largo di Lampedusa hanno sparato a un peschereccio, sì, della, sì, Tunisia, sì, pensa, sì, se ci fosse stato il governo con Salvini ministro dell'interno, cioè pensa cosa sarebbe successo. I sinistri, bella espressione. Come tu dici le destre? Come tu dici le destre? Lui dice i sinistri. Sì. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Comunque, ragazzi, io non mi auguro il contagio da nessuna parte, naturalmente, no? La crescita dei contagi. Però, certo, c'è una bella legge del contrappasso. Bisognerebbe andare a riprendere tutte le dichiarazioni del governatore del Mondo, De Luca, che io adoro sempre, nonostante magari non la pensi come lui sempre. Noi siamo la regione virtuosa, no? E ironie sulla Lombardia, ironie a iosa sul Piemonte, sulla Lombardia, sul Nord, eccetera, eccetera. E adesso? L'aumento esponenziale dei contagi dov'è che avviene? In Campania? Nelle regioni del sud? L'aumento esponenziale avviene nelle regioni del sud adesso, ma nessuno si permette di fare ironie sulla Campania, cosa che invece lui faceva invece sulla Lombardia, diciamo la verità. E non solo lui, anche quelli che chiamavano qui, no, dicendo, esaltando, noi in Campania, voi in Lombardia, eccetera eccetera, noi in Sicilia, voi in Lombardia, andate a fare in culo. La Capua, la tua amica Capua. No, io mai conosciuta, penso che sia una bravissima scienziata. Il virus non lo porta il vento, ma i comportamenti. Ma certo. Sai, amico mio, anche là, grande originalità. Non è vero? Cioè, ogni volta, certo che è così. Ogni volta vedo comparire la Capua di martedì, mi aspetto, che ne so, un guizzo, una cosa, dici, cazzo, porca puttana, sta roba qui non l'ho mai sentita. Invece devo sentire dalla tua televisione, dalla tua TV, ma dove tu lavori, nel gruppo dove lavori, il virus lo portano i comportamenti. Ottima, certo. Grazie al cazzo, potrebbe dire qualcuno. Lo ricorda gente come te che non va in giro con la mascherina, che fa il cazzo che vuole. Ho tre mascherine addosso. Irride alle regole del comitato tecnico scientifico. Ci sono cose rivolte a gente come te. La seconda ondata arriva non con il vento, non con la pioggia. La seconda ondata arriva se gli italiani iniziano a comportarsi come purtroppo si stanno comportando i nostri, io dico, fratelli. Una roba incredibile. È così. Tiriamo la mascherina e arriviamo fino alla fine dell'inverno. Un'altra cosa molto interessante. Cos'è l'altro guizzo? Secondo guizzo, guizzo del veterinario, qual è? Tiriamo sulla mascherina e arriviamo fino alla fine dell'inverno. Non è un veterinario, è esperta in veterinaria, una scienziata sicuramente, ma si occupa di veterinaria fondamentalmente. Non è una virologa, vai a vedere che cos'è. Ma non è una veterinaria, cioè, non sta a curare, è una scienziata, ma non si occupa di. Appunto. Non è una virologa. Dai, forza. È una virologa la Capua. Va bene, hai ragione tu. Certo che è una virologa. Va bene. E noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto, anzi stringiamo la cinghia, anzi stringiamo la mascherina un po' di più e arriviamo fino alla fine dell'inverno. Doriano, provincia di Livorno, vai.
Sì, ciao, pronto. Dimmi. Scusa, volevo... No, mi è venuto da chiamare perché ho sentito prima quello che parlava un po' la razza laureata italiana. Scusa, laureata in medicina veterinaria all'Università di Perugia. Ma è una virologa poi. Ma non è una virologa, amico mio, no, arrenditi, non è una virologa, ma va bene lo stesso, per carità. Vai, dimmi, Toriano, dimmi. No, ti dico subito, siccome quello ha chiamato, non so chi fosse, di razza italiana, spero su Trump. Quindi chiaramente tradotto dall'inglese, I rely on Trump. Ma questo maccarone o come si chiama, non so, cioè la razza italiana, io vorrei fare un test a tutti costoro, congiuntivo, se mi potessero costruire una frase con il congiuntivo imperfetto, cioè, ma che qui... test vuoi fare? Non ho capito, perché pensi di essere più intelligente di Lemme? No, non ho capito. No, io non penso di essere più intelligente di nessuno, ma siccome qui tutti si riempiono la bocca e sparano un sacco di cazzate, sì, allora prima di tutto imparino a parlare, se possono. Poi dopo parlino, perché qui collegano la bocca non si sa quale altro organo. Amico mio, la caratteristica di questa trasmissione è che possono parlare tutti. Parlasse solo gente che collega. Chi sapesse, ma non è vero. E chi è che sa? Chi è che sa? Chi è che sa? Chi è che decide chi sa o chi non sa? Chi decide chi sa o chi non sa? Chi lo decide? Chi lo sa? Ma innanzitutto chi si riempie la bocca di tanti anatemi e tante frasi roboanti dovrebbe innanzitutto sapere cosa minchia sta dicendo. Perché vabbè, Doriano, non so a chi ti stai riferendo. Ti riferisci a Lemme? A chi ti riferisci? No, non a te. A Lemme, a chi? No, mi riferisco, io penso che tanti non lo sappiano quello che stanno dicendo, non lo sappiano. Vabbè, ma chi se ne frega se lo sanno o non lo sanno? Ciao Doriano, ciao. Marco da Roma, avanti tutta, Marco, dimmi. Pronto? Dimmi Marco. Ciao Gianni, senti, siccome tu parli sempre di sesso, le tue esperienze sessuali, esiste sempre le pornatrici, dalle mie parti si dice che chi parla piano... Forte. Sì, no, allora, vecchio detto. Ti faccio una proposta, un po' provocatoria. Però scusami Marco, devo sentirti bene, anche lì sei in movimento, fermati, amico mio, non si può parlare a cazzo di cane così qui alla Zanzara, perché altrimenti non ti sentiamo, cerca di farti sentire. Ho capito. Mi senti meglio? Sì, ti sento meglio, dimmi, dai. Allora, ti volevo fare una proposta, perché non chiami una delle tue amiche pornatrici? Sì, non c'è bisogno che me lo dici tu, dimmi allora. E realizzi un bel video della tua prestazione sessuale, così ti muovi pubblicamente quello che sai fare. E per quale motivo? Io dovrei dimostrare pubblicamente quello che so fare nel sesso, spiegami Marco. Ma se ti piace pubblicizzare... Io non pubblicizzo nulla, io parlo di sesso con diverse persone che sono anche professori, come abbiamo fatto l'altro giorno, sono pornoattrici, sono persone comuni, sono persone del mondo dello spettacolo, quando vogliono parlare, punto e basta. Per cui non sono... è una richiesta da ascoltatore da anni della Zanzara. Che cosa vuoi che ti dica? Perché dovrei scopare davanti a tutti con una pornatrice? Spiegami, perché? Ma perché? Acquisti credito nei nostri confronti. Ma perché? Devi provocare, Cruciani. Ma vai a cagare. Chiedo scusa, un momento, pubblicità. Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipolsai anche per l'assicurazione salute. Con l'app prenoti subito la tua visita specialistica evitando lunghe attese. Unipolsai, sempre un passo avanti. Prima di sottoscrivere, leggere il set informativo su unipolsai.it. Il tuo tempio zen per lo yoga era in cucina tra lo zenzero e lo yogurt? Sei convinto di aver sviluppato gli ultrasuoni grazie alle call? Io sento tutti e tutto! Hai viaggiato tra le sedie e i divani di casa alla ricerca della posizione perfetta per lavorare? Aio! Viaggiare è meglio! Con Alitalia voli con la massima tranquillità in ambienti sanificati in aeroporto e sugli aerei. Tutti i biglietti hanno un cambio gratuito e in più se compri a ottobre doppie miglia. Scopri tutte le destinazioni e le offerte su alitalia.com. Migliorare è l'attitudine che ci guida da sempre. Nuova BMW Serie 5, oggi anche plug-in hybrid e mild hybrid. Guidala da €350 al mese con il nuovo leasing operativo BMW Y-by Evo, senza acquistarla e senza pensare ad altro, perché bollo, RCA e manutenzione sono inclusi. Fino al 31 dicembre, salvo approvazione BMW Financial Services. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Io ti riscalderò con la massima efficienza. Tu verrai rimborsato al 110%. Lei ti farà risparmiare sulla bolletta.
Noi avremo meno impatto sull'ambiente. Ma che tempo è? È il futuro del riscaldamento. Con Daikin il futuro è già presente. Sostituisci oggi la tua caldaia. Hai sostenibilità, efficienza e la possibilità di ottenere il super bonus. Entra nel futuro del riscaldamento al 110%. Scopri come su daikin.it. Daikin. Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 20 anni Italia Più seleziona solo il meglio del brand Italia per raccontarlo ai suoi lettori. Scopri un altro modo di viaggiare attraverso la qualità e le testimonianze delle eccellenze italiane. Questa settimana in distribuzione il mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Per la tua comunicazione mirata chiama l'800 97 97 17. Italia Più è un progetto Publiscoop Più. Però, bella la tua Ford Kuga. Ma che fa, rallenta da sola? Sì, ha letto i segnali stradali. Guarda, ha anche sterzato da sola. Per mantenere la corsia. Sì, ora mi dirai che parcheggia anche da sola. Certo. Ah, nuova Ford Kuga ST Line con cambio automatico. Tecnologie sorprendenti. Tua a 395 euro al mese, IVA esclusa, anticipo zero. Assicurazione e manutenzione incluse. Grazie al noleggio Ford L'Inclusive, che è tutto di serie ed è per tutti. Privati, aziende e partite IVA. Benvenuto nell'internet di Eolo Più. Mettiti comodo, dimentica le preoccupazioni di una nuova connessione e lascia fare tutto a noi. Tra pochi secondi potrai navigare ultraveloce e goderti al massimo i piaceri della rete. Con Eolo Più, internet è ultraveloce per fare quello che ti piace di più, da 24,90€. E solo per oggi l'installazione è gratuita. Goditi internet, al resto ci pensiamo noi. Verifica la copertura su eolo.it. Eolo, internet dove gli altri non arrivano. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Strade in diretta. Una buona serata a tutti voi. Per un incidente, code di 9 km sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano. Ancora code per incidente sulla 21 Torino-Piacenza tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Piacenza. A Roma per incidente, code sul grande raccordo anulare tra la Buffalotta e Nomentana in carreggiata interna. È tutto, Strade in diretta torna tra un'ora dopo. La Zanzara. Ogni volta che mi tengo a sentire sto cazzo dei podcast, sembra che cosa succede? È una volta in funzione. Crucia, fa giusto sto podcast, per favore. Come faccio a sentirvi e a insultarvi? Ciao amico mio, qui Pietro Longo, sto ancora ridendo perché Cristiano Del Welcome ha ricevuto una richiesta seria da un cliente se poteva utilizzare il bonus vacanze per andare al Welcome. Questa buona. Io sto ancora ridendo, ragazzi, non ci posso credere, non ci posso credere, tutto qua, non ci posso credere. Pensa se si potesse veramente utilizzare il bonus vacanza per andare a puttane, sarebbe ottimo, sarebbe una cosa giusta, corretta. Dovrebbero farlo assolutamente. C'è gente che con il bonus cultura può giocare, sai che può comprare il mio libro. Cioè, abbiamo ricevuto un WhatsApp, c'è un WhatsApp sul bonus culture. Beh, questo è incredibile, andrebbe bloccato. Senza nulla adesso togliere il tuo libro, ovviamente, ma una vergogna. Senti. Con i soldi dello Stato, tu con i soldi dello Stato, tu dovresti restituire questi soldi. Senti sta roba, senti. Comunque, a tutti quelli che dicono che alla Zanzara non si fa cultura, volevo far notare che stamattina, recandomi su una nota piattaforma di vendita di beni e servizi online, per prenotare uno scritto, un libro di famoso conduttore radiofonico italiano, avente l'oggetto, diciamo, ecco, andare le abitudini più insite e animalesche della popolazione, ho notato che tale scritto, tale libro sarà acquistabile tramite il bonus cultura. Quindi nel mandarvi a fanculo, vi dico che a questo punto è la norma, è la legge che sancisce che alla Zanzara si fa cultura.
Molto bene, molto bene. Utilizzatelo, utilizzatelo per nudi, utilizzatelo. Ragazzi, non faccio prigionieri questa volta. Allora, mi correggono. La signora capo è specializzata. Almeno aspetta, dallo a favore del reddito di cittadinanza. Ma figuriamoci, non do ricavato a nessuno. Dallo alla Caritas. Allora, almeno mi dicono, la capo è specializzata in virologia e microbiologia veterinaria. Te l'ho detto. Virologia è specializzata in virologia ragione e microbiologia. Tutte e due, avevamo, alla fine avevamo ragione tutte e due, perché comunque è virologa. Però fermi tutti, vogliamo chiamare il tizio che usava l'urinoterapia? No. Mitico Vanoli, per capire se è ancora negazionista, eccetera. Il nuovo ordine mondiale, le grandi famiglie che vogliono sfruttare tutto per i vaccini, eccetera. Vai, chiamiamo, ti prego. Io se non sento, se non sento quello che beve il piscio, non sto bene. Ogni 2-3 mesi lo devo sentire. Allo? Sì, Jean-Paul? Chi sei? Ah, ho capito. Come andiamo? Come stai innanzitutto? Io sto benissimo. E tu? Non ti è successo niente, no? Meno male. Possiamo stare sicuri. Possiamo io posso chiederlo a te, perché io ho 80 anni e ho godo di buona salute, anzi direi ottima. Sì, no, no, per carità, ma è un'informazione, mica perché mi auguro che ti succeda qualche cosa, per carità. Sì, cioè, tu sei sempre comunque negazionista, no? Mi sembra di capire. No, vedi, è un termine improprio, perché scientificamente il virus non è mai stato sequenziato, per cui possiamo dire che il Covid-19 non esiste. Come non esiste? Che vuol dire non esiste? Eccolo, sono altri virus. Ragazzo mio, se non ti informi, se non ti informi, cosa posso fare io per te? Se non ti informi. Parenzo, un grande sostenitore del vaccino obbligatorio, del vaccino anti-influenzale obbligatorio. Vedi, per avere la certezza di poter avere un vaccino, devi prima sapere di che virus si tratta. Siccome non è mai stato sequenziato, non so se tu sai, caro Parenzo, cosa significhi la parola sequenziato, e sicuramente sì, quelli, non che lo sta, quelli che stanno studiando informa, sono, quelli che stanno studiando sono delle truffe delle aziende farmaceutiche. Sono fatti da ignoranti e malafede anche, perché altri sono pagati per invitare la popolazione a vaccinarsi con la paura del Covid-19, che è tutta una montatura a di livello mondiale. Ma di chi? Da chi è stata organizzata questa montatura? Da chi è orchestrata? Il brevetto del coronavirus, il signor Bill Gates, dal 2015. No, non ho capito, dal 2015 Bill Gates sta pensando al coronavirus? No, lui ha il brevetto del coronavirus. Come il brevetto? Come il brevetto? Ma che vuol dire? Vuol dire che hai Bill Gates ha il brevetto? Le patenti americane le trovi tutte, anche quella di Bill Gates e della sua società, che ha registrato i coronavirus e sue varianti. E dunque non ho capito, come l'ha diffuso poi in tutto il mondo sto coronavirus? Ma non si diffonde, perché i virus quando entrano nell'aria si ossidano per l'ossigeno e i raggi solari li disintegrano. Non esiste nessun virus che gira nell'aria. Non esiste. E dunque chimica e fisica, studiate ignoranti. E dunque mi stai dicendo che sostanzialmente è una montatura mediatica di Bill Gates and Company per diffondere la paura e venderci un vaccino, giusto? Esatto, questa è la sintesi giusta che hai fatto. Dunque mi pare di capire che tu non usi la mascherina. Mai usata e mai la userò. Mai. Oggi sono andato in posta a chiudere un conto che non mi interessava più e sono entrato senza mascherina. E che ti hanno detto? Lì, il dirigente mi ha detto: metti la mascherina. E io l'ho detto: ma lei sa che io non la porto, perché non è la prima volta che vengo. E dovevano chiamare i carabinieri. E avrebbero dovuto chiamare i carabinieri. Chiamali subito, io li aspetto anche mezz'ora. Ho aspettato mezz'ora, non sono venuti. E gli ho anche detto: potevamo bere un tè insieme, non sono venuti. Un tè, una tazza di pipì, visto i tuoi precedenti. Sapete perché non vengono? Perché non esiste nessuna legge che obbliga la mascherina. Come no? Certo, nei luoghi chiusi, certo. Anzi, il contrario, legge 152 del 75, è proibito girare in pubblico con le maschere. Ma sì, ma questo cosa dici? Sono due cose diverse, matto.
scusami, bevitore di urina, bevitore di piscio, è diverso. Io voglio che ogni volta che lui parla, ogni volta che questo, stai zitto tu, bevitore di piscio. Vabbè, zitto che tu, bevitore di piscio. Mi fa bene, bevitela. E tu invece sei un povero ignorante che non conosce neanche nella tua Torah, caro ebreo. Ancora cosa scritto di bere l'urina. Ma dove c'è scritto? Beh, la Torah, la Torah. Ma questo non è importante. C'è scritto di bere l'urina. No, questo è imbecille. Ma non c'è nessuno non dice capire, di bere. Non vuoi capire che nella Torah, nella Torah è prevista l'urinoterapia. Ma nella Torah non ci sono degli idioti. Esatto. Nessuno beve. Ma non dire ignorante. Questo è interessante però. Se è vero, guarda tu, questa cosa qua te la becco. Se è vero come è vero che nella Torah c'è l'urinoterapia o il consiglio di bere il piscio, ma figurati, interpello qualche rabbino e ti sputtano di fronte figurati, a tutta la comunità ebraica. La comunità ebraica. Senti, ti posso dirti una cosa, guarda, io ti ho già mandato persino i versetti ma della io Torah. Ma io l'unica cosa che posso fare è mandarti a fare in culo, l'unica cosa che posso fare, perché sei un povero spostato, sei uno spostato, sei tu sei un solo ignorante e tu uno spostato, ma di una ignoranza. Ecco, scusami, quando Parenzo in televisione non solo fa la propaganda per il vaccino anti-influenzale, che io non farò, secondo te è un crimine questa cosa, una cosa criminale? Certamente, che fa? Perché avrà sulla crimine. Coscienza tutti i bambini malati. Io qui di fianco a me signora che ha avuto un bambino danneggiato e che attraverso il mio aiuto è riuscito a tirarla fuori pensate. In sei mesi dai danni gravi che aveva. Ma che c'entra il vaccino anti-influenzale? Scusa, nulla. Non ho capito cosa nulla. C'entra il vaccino. No, il bambino è stato rovinato dall'esavalente. E c'è scritto anche su PubMed, lo cito quello che dicono loro, non quello che voglio io. Ah, tu sei di quelli che pensa che il vaccino anti-influenzale aiuta il coronavirus. No, non sono quello che pensa, è scritto in PubMed. È scritto dove? Ma dove è scritto? La citazione di PubMed. E concluderei con questa cosa del piscio, perché tu hai detto prima il piscio mi aiuta. A 80 anni mi aiuta. Allora io voglio capire una cosa, secondo te? No, 80 anni, a qualsiasi età. A qualsiasi età aiuta. Sulle ferite è una tecnica antichissima. Sì, quello sì, ma sì, certo. Quello vabbè, quello meglio d'accordo. Dell'alcol, meglio dell'alcol. Ma guarda che a me non me ne frega nulla. Ma per me tu ti puoi pisciare anche addosso su una, non mi interessa, fai benissimo, puoi bere tutti i litri di piscio che ti pare. Basta che non dici cazzate, va fatta la vaccinazione obbligatoria contro l'influenza, fine. No, dopodiché no, bevi il piscio, pisciati addosso, fai quello che vuoi. Pagine da me firmata in tribunale autorevole adesso verrà assolutamente, ci sono 2700 verrà i medici ignorante. Verranno vai a studiare scusami, i medici a portare scusami Gianpolla, ma a parte questo, ma dunque tu essendo a favore dell'urinoterapia sarei anche a favore del pissing come pratica sessuale? Adesso non so se tu pratichi questa cosa qua, però non trovi nulla di male nel pissing? Adesso sto parlando di un altro argomento, però la conosco e so che cos'è. Sai che cos'è? Però non l'hai mai praticato il pissing? No, non mi interessa. Beh, io bevo il mio. Bevi il tuo e basta, cioè non bevi quello degli altri. Cioè, esatto. La cura è bere il proprio piscio, diciamo, no? È bere ma il proprio... Solo in determinati momenti. Cioè. Ma secondo te creperà prima Parenzo o prima Vanoli a no, 80 anni? Biologicamente, avendo io 80 anni, dovrei morire prima io di lui. Sì, questo almeno lo puoi ammettere, questo almeno ma può passare. Certo, ma io non voglio... Anzi, ti dirò che io non vado oltre gli 86 anni. Ma che ne sai? Cioè, è già tutto programmato. Ma da chi è programmato? Non ho capito. Da me stesso. Da io chi? Sono un autodeterminato. Ma che vuol dire sei un autodeterminato? Io lo so che tu non riconosci lo Stato. Non sei un autodeterminato, sei solo un idiota. Tu come fai a sapere che morirei a 86 anni? Scusa. Non vengo mica a dirlo a te. Bah, no, ma scusa, però questo diventa interessante. Scusa, sono molto serio. Sapere quando morirai è utile, perché così non paghi il mutuo. Ad esempio, io accendo un mutuo adesso personale, ad esempio. Sì, questo è vero, se sì. Tu mi dicessi, non guarda. Odiare. Eh no, è no, fondamentale via, questo. Questa una, vedi che hai detto una cosa interessante? Non solo vetri, tu, nonostante te, hai detto una cosa interessante, cioè sapere quando uno morirà. Adesso vado in banca, sì, prendo 200.000 euro di prestito, ad esempio, molto lo faccio. Interessante, a me lo
non interessa il denaro. Certo, se poi sbagli il calcolo, certo. In questo pianeta dove sono venuto a compiere la mia missione. Ma quale la missione? La di rompere i coglioni. L'unica missione che tu hai è quella di rompere i coglioni. I coglioni a te, perché sei ignorante abissale. Ciao, ciao, abissale. Paolo, ciao. Ciao, ti saluto. Pubblicità. È il momento di investire su una visione più alta, su un domani costruito sulle scelte che faremo oggi. Riparti dalla consulenza Che Banca, Gruppo Mediobanca. Che Banca, alza la tua visione. La differenza tra un cibo ordinario e uno di qualità? Io non la sapevo, ma lei la riconosce subito. Nina, è pronto! Per il benessere dei tuoi animali, affidati agli specialisti numero uno in Italia. Vieni da Arcaplanet, fino al 4 ottobre hai il 3x2 su Gourmet Diamant lattina gatto da 85 grammi e fino al 40% sui tiragraffi. Qualunque sia la tua storia, Arcaplanet è il tuo store. Arcaplanet, Pet Store, Pet Stories. Ci hai mai pensato? Con i ragazzi c'è sempre qualcosa da festeggiare. Un compleanno, un onomastico, una cerimonia, una ricorrenza, un bel voto a scuola. Ma hai mai pensato a premiarli in modo originale? Scegli i buoni dedicati ai minori, garantiti dallo Stato italiano, sottoscrivibili in tutti gli uffici postali. Il regalo ideale per il loro futuro. I buoni di Cassa Depositi e Prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d'età sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Trova il software gestionale perfetto per la mia azienda. La tua destinazione è Business Cube di NTS Informatica. Ma dove lo trovo? Vai su ntsinformatica.it. Dove trovi NTS? C'è Business. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. La speranza di nuovi stimoli dell'economia spinge Wall Street, il Dow Jones sale del 2%, il Nasdaq avanza dell'1,59%, lo Standard & Poor's 500 mentre assegna un progresso dell'1,65%, mentre le borse europee hanno chiuso in flessione, Parigi ha perso lo 0,59%, Londra lo 0,47%, Francoforte ha accusato un calo dello 0,51%, a Milano il FTSE MIB ha segnato meno 0,24%, in particolare a Piazza Affari, fra i titoli a maggiore capitalizzazione è andata bene Saipem, più 4,9%, Tenaris più 3,15%, malgrado il greggio ancora in calo. Tra i bancari si mette in luce la Popolare di Milano, più 3,92%, seguita da Monte dei Paschi, più 1,54%. Sul fondo del paniere principale scivola Banca Generali, meno 4,35%, dopo che è emerso che Mediobanca, che ha guadagnato lo 0,18%, era pronta ad acquistarla, ma poi ha rinunciato, viste le non favorevoli condizioni di mercato. Sale poi Nexi più 1,54% e negativa Atlantia meno 1,32% sempre per le vicende legate al nodo autostrade e al confronto con il governo ed è tutto. Da Intimissimi Uomo, gamma boxer in cotone a 7,90€. Scopri il massimo comfort alla guida con le funzioni traspirabilità e resistenza. Vieni a provarli nei concessionari. A negozi Intimissimi Uomo e online. Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€. Dotazioni extra non incluse. Ciao Andrea, come stai? Mi dispiace molto per quello che ti è successo. Posso fare qualcosa per te? Se sei vittima di un grave incidente stradale, un caso di mala sanità o un infortunio sul lavoro, visita il sito gsrisarcimentodanni.it. GS Risarcimento Danni, la forza di cui hai bisogno. Da 60 anni siamo in continuo movimento. L'abbiamo imparato dal mare ed è così che ogni anno portiamo a Genova l'eccellenza della nautica internazionale. Il 60° Salone Nautico è dall'1 al 6 ottobre. Acquista i biglietti su salonenautico.com. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Sei un agente di commercio o un consulente finanziario? Alle elezioni Enasarco vota la lista numero 3 e Enasarco del futuro.
Sostenuta dalla forza e dalla competenza di Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, CNA e FNARC, l'associazione che da oltre 70 anni è a fianco degli agenti di commercio. Imprese e agenti, insieme, per garantire la tua pensione. Non affidarti a liste improvvisate. Vota per il tuo futuro. Vota la lista numero 3 e Enasarco del futuro. Hai tempo fino al 7 ottobre. Enasarcodelfuturo.it. La Zanzara. Attenzione, attenzione, breaking news, c'è un comunicato stampa da parte della casa editoriale Marsilio che riporta le seguenti parole. Sì, in concomitanza con l'uscita del libro Nudi di Giuseppe Cruciani, edito Nave di Teseo, ripeto Nudi di Giuseppe Cruciani, edito Nave di Teseo, vi sarà una ristampa del noto bestseller I Falsari di David Parenzo, in cui l'immagine di copertina sarà sostituita da una foto dell'autore. Sì. Completamente nudo mentre brandisce il suo membro privato della superstua. Ma io vi denuncio, vi state diffamando col mio siete matti, siete dicono che non devo urlare, dicono che non devo urlare, nessuno dice. Capezzone, capezzone all'assalto, senti, capezzone all'assalto, 1, 2, 3 al massimo, al top, senti. Prego Daniele, poi sentiamo gli altri ospiti. Allora, sentiamo. Ma guarda, tre osservazioni. Ma perché tre? Ma però che cos'è, e qui chiudo, che noi certamente sappiamo? Noi non sappiamo come è nato questo virus. Spiegazione 1. Ci crediamo, non lo so, i famosi mercati a cielo aperto, il pangolino, due. Il pipistrello, queste cose qua. Spiegazione 2, tirata fuori proprio dai media americani, può essere scappato qualcosa. Luca da Bologna, vai Luca da Bologna. Dimmi. Luca. No, finalmente, al momento arrivavo a casa. Dimmi. Al momento arriva. Allora, al momento arrivavo a casa, spegnevo tutto, sono fuori da due settimane. Da due settimane da casa. Allora io faccio camionista, camionista, viaggio all'estero, sono stato in Francia, vado spesso in Francia, vabbè. Sì. Allora, signori miei, quando è successo da noi il coronavirus, i primi momenti che eravamo quelli messi, diciamo, peggio di tutti, a noi italiani, io mi sono reso conto, risatine, battutine, nei magazzini, la storia della pizza coronavirus, quelli ho fatto una litigata della Madonna, ho fatto una litigata non indifferente. E adesso? Adesso si è ribaltata la frittata, adesso... Ma questo lo sappiamo, la tua sensazione qual è? Che cosa incontri day by day quando vai all'estero col tuo camion? Adesso le coronavirus si è portato l'Europa... Si fa sul monte sì in Francia o sì in Italia, no, il cazzo c'è dappertutto, adesso sono nella merda, siccome sono nella merda loro, ma c'è dappertutto. La grande vendetta di Luca da Bologna, il camionista che parla anche francese, vedi, e lei signor Luca da Bologna non è fascista come molti camionisti che chiamano qua, o sbaglio? No, avevo già chiamato facendo una puntualizzazione con buon Parenzo, perché si potesse parlare un po' più di cultura in questa radio. Di cultura, ma senti, noi facciamo cultura ogni giorno, Ciao Luca, allora. ciao. Allora, immaginatevi che parli una donna. Ogni uomo ha le sue zone erogene. Prego, Quark. Ogni uomo ha le sue zone erogene, ma tutti hanno un punto particolarmente sensibile, i testicoli. Molto spesso durante il sesso, anche orale, e la masturbazione, ci concentriamo esclusivamente sul suo pene, noi donne, dimenticando quello che c'è più sotto. Nulla di più sbagliato, zitto. Lo scroto è però molto delicato, quindi bisogna sapere come toccarlo. Vediamo come stimolare i testicoli durante il sesso. Innanzitutto osserva come sono fatti i testicoli. Ovviamente non devi analizzarli come se fossi un medico, ma mentre gli fai sesso orale, dirigi lo sguardo nella loro direzione, cioè devi guardare nella direzione dei testicoli e studiali senza farti notare. Vedrai che c'è una linea che li separa, che separa i due testicoli, che arriva fino al pene. Quello è il punto più sensibile perché contiene numerose terminazioni nervose. Stimolalo con la lingua, stimolalo con la lingua, oppure delicatamente con il dito, senza premere.
sempre durante il sesso orale, accarezza delicatamente i testicoli, poi prendili nella mano a coppa e stringili molto delicatamente. Mamma. Con la bocca lecca un testicolo con movimenti circolari su tutta la superficie e poi passa all'altro. Alla fine del rapporto, stimolare i testicoli può aiutare a dargli un orgasmo intensissimo. Poco prima dell'orgasmo, noterai che i suoi muscoli tendono a contrarsi e i testicoli si alzano leggermente. Mamma. Tu prendili in mano e tirali verso il basso con molta delicatezza. Cioè, tirali verso il basso, non lo sapevo sta cosa. Ritorno un attimo al ruolo femminile. Queste tecniche sono le più efficaci, ma ricorda che gli uomini non sono tutti uguali. Alcuni potrebbero essere più sensibili di altri, e non è detto che tutti gradiscano le stesse stimolazioni. Parenzo, per esempio, non ama essere toccato nei testicoli, è arcinota. Ma cosa dici? Inizia quindi a giocare. A te non piace essere toccato nei testicoli, dai. Ma chi te l'ha detto? Io non parlo di queste. A giocare con i suoi testicoli gradualmente, senza coglierlo di sorpresa, e cerca di notare quali sono i movimenti che più apprezza, su cui devi soffermarti e quali quelli da evitare. Grazie. Grazie, mi sembra una guida fondamentale, verrà approfondita nei prossimi giorni. Devo confessarvi una cosa, caro David, che io ho, approfondiremo anche questo nei prossimi giorni, posseggo 3 testicoli. Ho 3 testicoli. Che ti devo dire? Cioè, ho 3 testicoli. Lo posso dire in maniera chiara? Mamma mia, ho che orrore. Testicoli. Beh, questo 3. Cambia tutto, però. Sì, non so se posso continuare questa nascita. Collaborazione con la radio. No, ho 3 testicoli dalla nascita. Questo però mette ho 3 in discussione. Beh, da anni ho 3 testicoli. Questo 3 testicoli permanenti. Per, ma che cosa vuol dire? Questo mette in discussione molte cose. Non so se potrò continuare a rimanere qui in collaborazione con questa radio. Ma cosa c'entra? Mi pare una cosa incredibile. Intanto l'altro giorno incontro a Mediaset Flavio Avento che mi dice chiami. Andata via dal grande fratello perché dice deve stare con i suoi 7 cani. Ma che cazzo ci sanno da fa? Pronto? Flavia? Oi tesoro. Senti, ma che è sta storia dei cani? Io non ci posso credere che tu sia così attaccata a sti cani. Dai su, cioè non è possibile. Uno rinuncia a lavori, cose per i cani. Dai su, è tutto un gioco. No, è la verità purtroppo. C'ha da piangere. Ma in che senso la verità? Cioè, quanto sono importanti sti cani per te? Sono la mia vita, ma non è questo. Il problema è che prima di entrare nella casa il mio cane Tiri, che ha 16 anni, è cardiopatico. E gli manca veramente poco. Evidentemente per te i cani sono per esempio più importanti di un maschio. Cioè, questo è il punto. Ma io sono single da anni, già lo sai tesoro. No, lo so, e dunque i cani sono più importanti di un uomo. Questo ma mi pare... certo. Ma come si fa a dire che, cioè come si fa a considerare, io lo so che c'è questa cosa nella società italiana, questa cosa c'è gente che pensa che gli animali, in particolare te, siano più importanti di un maschio o di una donna se si tratta di un uomo. Cioè tu come fai a considerare i tuoi cani più importanti del corpo di un maschio addosso? È quello che mi sembra strano, capito? Cioè io vado ai matti. Tesoro, ma io non è quello, io non ho più bisogno di queste cose, non mi interessano, sono stata delusa dagli uomini e basta, non mi interessa più un uomo. Cioè, non no, so ma come... per carità, io me l'hai già spiegato una volta, siccome negli ultimi giorni ci arrivano un sacco di telefonate di persone che non fanno sesso da anni, e allora ho pensato immediatamente a te. Veramente ecco, c'è tanta gente che ha chiamato dicendo io non faccio sesso da 4 anni, da 5, addirittura c'è chi ci dice da 10, da 12, da 4, persone completamente disinteressate, chi per fede, chi per delusioni e chi perché magari ha difficoltà. Mi si è venuta in mente subito. Sicuramente, senti, a me mi hanno preso in giro un po' troppi uomini, a un certo punto ne viene anche rifiuto, normale. L'ultimo ho capito, ma non è che uno mi prendere in giro da questi 4 imbecilli, sto meglio da sola con i miei cani, no? Sì, ho capito, però uno si può anche fare, a un certo punto uno ha degli stimoli carnali, no? Che deve, no, che... io non ce l'ho più. Niente. Cioè, stimoli carnali, nemmeno nella casa del grande fratello ti è venuto qualche cosa per quanto no, c'è... nessuno stimolo, non mi piaceva nessun uomo, no. E ti sei fatta, come dire, una cioè ti sei curare, fatta dici. No, ma curare, perché? Hai fatto no, curare no, no però so, un po' una patologia, una persona bella come te, t'ho visto l'altro giorno, bella. Ti piace?
Ma no, bella, una persona bella, la conosco. Ma se dovrà arrivare il principe azzurro, arriverà. Non è che io principe non lo azzurro. Metto nell'ipotesi. Capito, ma perché senza... magari arrivi l'uomo della mia vita. Ma non è che il sesso, non è che il sesso si fa solo con l'uomo della vita. Cioè, no, non mi frega niente. Ma è legittimo, se non le interessa, preferisce ad esempio guardare in onda sulla 7. Preferisce. Ma cioè... è andato con una deficiente, l'altro è così. Ma che, ma basta, sono 5 anni, non li voglio certo. più vedere. L'hanno stufato. Ma veramente avevi detto, tre anni. Cioè, avevi detto tre anni. Guarda, sono 4 anni e mezzo. Cioè, quattro anni e mezzo che non tocchi più il corpo di un uomo. Sì. Quattro anni e mezzo, ma io non ho capito. Io, per esempio, che sono fissato, sono uno fissato col sesso. Malato. Sono come dice un fordista, che ho il diavolo addosso, secondo te? Cioè il diavolo? Non lo so, dimmelo te, che sei esperta di queste cose, dici che preghi. Magari ho il diavolo addosso. No, allora, sicuramente prende molto col sesso anche il personaggio che hai nominato, è meglio che non nomini, porta pure sfiga. Chi? No, cioè tu dici che un po' di Satana ce l'ho addosso. Beh. Se magari vai con una ogni volta terza, che poi magari manco te piace, forse sì. Cioè, se per esempio se io faccio le orge, no? Ogni tanto mi piace fare le orge. Secondo te? Secondo te sono. Cioè, c'è Satana dietro? Sì, assolutamente sì. Cioè, mi stai dicendo che il fatto che mi piaccia fare le orge, c'è Satana dietro? Sì, Satana, sì, assolutamente sì. Ma se così, no. Ma che c'entra Satana? C'è Efebal dietro, no? Ma Satana, che c'entra Satana? Efebal, cioè. Per esempio, adesso... Vabbè, il discorso è molto lungo, poi se vuoi un giorno ti faccio un'ora di teologia nella tua radio, così lo spieghiamo un po' questo, al mondo. Questo possiamo solo ricordare che la signora con cui stiamo parlando, tanti anni fa, fu messa dentro un tavolo dal signor Giovanni. Anni ancora, in casa. Sono 20 anni, ma che c'entra tanti anni fa non c'entra niente quello cioè. Che fa Cruciani. Per esempio, a me ogni tanto ho la fissazione, ancora non l'ho fatto, di provare ancora. Un transessuale. Tu che mamma cosa mi consigli? Mia. Dai, te prego, te so, te le porto dall'esorcista, dai. Ma tu dici che c'ho bisogno, veramente c'è Satana? Tu dici che c'è veramente certo. Satana? Ma tu, per esempio, torneresti vergine per fare un omaggio al Signore? Cioè, se potessi come? Farlo, no, lo sto dicendo a Flavio. No, queste cose no, nel passo lui perdona tutto, quindi quello che è stato, ho avuto solo uomini, ho fatto chissà che. Cioè, ma qualche donna l'avrei fatto? No, tanto. Mai, me faranno, no. Te fanno no, schifo grazie. Le donne, te fanno schifo. No, non è la mia... No, è una ragazza sarebbe. Tradizionale, ma non c'è nulla di strano, la signora Vento è una ragazza tradizionale, non fa questi mucchi di cui tu parli, ho capito. Ma no, non mi interessa, guarda che l'anima si sporca, tesoro. Con che cosa? L'anima... No, dico, l'anima si sporca a fare queste cose, dici? Sì, assolutamente sì. Preghi? Sei riuscita a pregare in questo periodo così tumultuoso tra Grande Fratello, cani, eccetera? Sei riuscita a pregare tanto sì, oppure no? Certo. Riesci come sempre. Sempre. Come si svolge la tua giornata di preghiera, per esempio? Cioè, la tua giornata, sì, una giornata di preghiera di Flavio. Ti alzi a che ora? A mezzogiorno, alle 11? A che ora ti alzi? Sì. Tesoro, uno prega quando vuole, non mi va manco di farne troppo una cosa che poi sembra che. No, ma cosa fa Flavio durante il giorno? Ci si alza a che ora? Alle 10, alle 11? No, mi sveglio alle 6 di mattina no, io, perché la presto. Mattina è sacra. La mattina è sacra, la notte no. La come notte la prima, come la bisogna prima pipì. Dormire la notte. Sì, ma come la prima pipì si fa sempre, la migliore è sempre la mattina. No, ma no, per dire, è così. Ma Cruciani, ti porto dall'esorcista, vai. Ma la preghiera, la prima preghiera a che ora è? Quando uno si sveglia? Alle 7:30 di mattina. Ah, 7:30 di mattina la prima preghiera. Al parco, quando vado al parco e sorge il sole. Sorge il sole, prima preghiera 7:30 e poi dopo una fatte, colazione fatte poi? Una scopata alle 7:30 di mattina che è la cosa migliore. Dai, basta, ma mo attacco io queste cose non le voglio sentire. C'ha ragione. Hai ragione. Ogni tanto è Satana che arriva Satana e s'aggrappa al demonio, che poi fa. Va bene, ciao amica mia, ciao, a presto. Un bacio, ciao. Arrivederci cara. Ma come cazzo si fa 4 anni e mezzo? Ma li troviamo tutti noi 4 anni e mezzo senza toccare un uovo. A parte che io non ci credo di fondo. Però magari è così, una che prega alle 7:30 di mattina al parco è evidentemente un maschio. Ma invece di pregare alle 7:30 di mattina non è bello, no? Cioè io l'ho detto pure, non è meglio una scopata. Però poi ma ognuno fa quel che vuole. Sei fissato, sei maniaco, sei Mauro da Parma, vai. Sei anche uno malato a questo punto, lo possiamo dire visti ma non sono malato, ma non sono malato avere. No, ma malato no, tutti quelli che ho no, dico, visto i 3 testicoli che hai dichiarato di avere. Ma che c'entra? Ma non è una poi spiegherò. Mauro da Parma, ci dispiace. Io non so se posso continuare questa collaborazione in questa situazione. Ma perché non ho capito? Non credo di poterla. Devo parlare con la mia agenda. Non credo che posso lavorare con uno che ha 3 testicoli. Ma perché? Scusa, non credo. Devo verifico anche a casa, in famiglia. Lo dirò in famiglia, mi confronterò e chiederò. Dimmi, Mauro, su, dai. Ascolta, anch'io sono delle tue idee. Anch'io sono
malato di figa come te, sì, e credo che è impossibile che la 24 anni quattro che non anni vada e mezzo. Con un uomo 4 anni e mezzo ancora peggio, è impossibile. Impossibile, pure secondo me. Però, è impossibile, è impossibile. Matematicamente è impossibile. Inoltre volevo dire, se tu hai tre palle io ne ho una, quindi me potresti dare una così con hai un solo testicolo tu? Hai un solo testicolo? Sì, purtroppo sì, cazzo. Perché? Che è successo? Sono nato così, cavolo, ne ho solo uno. Me ne ho e per chi uno. Vota lei, scusi, alle elezioni? Posso chiederglielo? Non si dice questo. No, si può anche dire, però non è lo diciamo. È più vicino a Salvini, lei, diciamo. No. 5 Stelle. I Fratelli d'Italia. Esatto, bravo. 5 Stelle, sì, 5 Stelle. Questo signore con una palla vota 5 Stelle. Ma che c'entra che c'ha 5 Stelle? L'altro che ne ha 3, vota Lega. Avete capito? Ma io non voto Lega per niente. Ma che cazzo dici? Questo è il quadro. Questo è Mauro, che vuoi? L'abbiamo detto intanto. No, Mauro. Mauro, vuole dire che allora io che ti chiamavo per dirti che la Saulino è una bella ragazza, prescindendo che è una che bella c'entra ragazza. Paolo Saulino adesso? Bravo, una bellissima ragazza, ha dei bellissimi idee. Però nel senso, capisco anche che la trasmissione si addica questo, la provocazione, quant'altro. Allora? Però insomma, anche sarebbe più bello, anche perché sai, ho anche dei figli che ascoltano la tua trasmissione. E allora? Cioè i messaggi non sono proprio si potrebbe utilizzare il tuo tempo anche per come amico mio, ma stai parlando della Saulino adesso, prima abbiamo parlato di testicoli eccetera, ti sorprendi per la Saulino, ogni sera ci sono porno attori che descrivono nei minimi particolari e poi, ci viene a rompere i coglioni avendo pure un testicolo tra l'altro. Per dire che ha un testicolo, ma guarda, anch'io sono amante della figa come te, no? Ma ho capito, ma hai chiamato tu un cazzo, hai chiamato tu dicendo ho un testicolo davanti a tutta Italia e cazzo, e poi viene a rompere i coglioni perché chiama la Saulino a parlare di parlare. E dai, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.